Ieri è stata una bellissima giornata, carica di discussioni, molto belle. Sono sicura che anche oggi l'ultima delle nostre discussioni sarà altrettanto bella. Prima di cominciare, alcune informazioni di servizio. Innanzitutto, l'accreditamento: se alcuni compagni dovessero ancora accreditarsi, per favore andate al banchetto all'ingresso da Fiamma durante la pausa e completate l'accreditamento. In secondo luogo, abbiamo una bellissima rifa con premi a sorpresa che sta venendo organizzata. Consiglio a tutti i compagni di fare del preziosissimo fondo di lotta e di comprare i biglietti della rifa sempre durante la pausa. Per chi deve essere già comprati e non sei già possessore di un meraviglioso biglietto della nostra lotteria, i premi verranno estratti prima delle conclusioni, quindi stay tuned. E infine, l'ultima delle inserzioni pubblicitarie prima di lasciare la parola ad Alessio. Questo è l'anno di Lenin, è l'anno in cui ci vediamo tutti dal cazzo dell'imperialismo e del capitalismo, assolutamente. E qual è il modo migliore per farlo se non con l'outfit giusto? Consiglio a tutti i compagni di acquistare per un maggiore effetto e un aumento del 300% delle proprie vendite di giornali e fondo di lotta una bellissima maglietta di Lenin al nostro stand là in fondo vicino all'ingresso. Questo mi ricorda tra l'altro di dire a chi avesse prenotato il materiale ieri di rivolgersi a Liz che l'ha portato sempre al banchetto all'ingresso. Ora, senza ulteriori indugi, visto che siamo già un pochino in ritardo, lascerei la parola ad Alessio per l'introduzione. Chiedo ai compagni che avessero già che sappiano di voler intervenire, di segnarsi anche durante la relazione, così riusciamo per bene a organizzare i turni e riusciamo a lasciare l'aula in tempo alla gentilissima biblioteca Valdassori che ci ospita oggi. Grazie a tutti, la parola ad Alessio. Grazie Chiara, si sente? Bene, si sente direi anche bene. Ma siamo arrivati all'ultima sessione, all'ultima discussione di una o due giorni che penso sia stata molto importante. In un certo senso di un viaggio che ci ha permesso di ripercorrere e di ricostruire i tratti fondamentali, oltre ai contributi più importanti di Lenin, e di farne giustizia, di farne verità rispetto a dei resoconti sclerotizzati, mummificati, falsificati che vengono diffusi abitualmente e soprattutto che sono stati utilizzati e diffusi per decenni nella tradizione stalinista. Oggi discutiamo dell'ultima battaglia. L'ultima battaglia di Lenin fu addirittura censurata, nascosta. fu fatta scomparire negli archivi e tirata fuori, centellinata, 30 anni dopo. Lenin stesso, ieri c'è stata una discussione su Stato e Rivoluzione, Lenin stesso ricordava all'apertura di quel testo una sorte che spesso capita ai rivoluzionari, quando diceva: le classi dominanti hanno sempre ricompensato i grandi rivoluzionari durante la loro vita con implacabili persecuzioni. La loro dottrina è stata sempre accolta con il più selvaggio furore, con l'odio più accanito e con le più impudenti campagne di menzogne e di diffamazioni. Ma dopo morti si cerca di trasformarli in icone inoffensive, di canonizzarli, per così dire, di cingere di una certa aureola di gloria il loro nome a consolazione e a mistificazione delle classi oppresse, mentre si svuota del contenuto la loro dottrina rivoluzionaria, se ne smussa la punta, la si svilisce. Questo penso che
Nel caso di Lenin non si possa applicare dal punto di vista della borghesia. La borghesia non ne ha fatto un santino di Lenin. La borghesia non ha mai perdonato a Lenin la colpa di aver rovesciato il capitalismo, di aver preso il potere, di aver reso possibile l'opera di massa della rivoluzione russa. E invece sì, gli epigoni e il regime stalinista fece questa operazione di svuotarne di contenuto. Ecco, io penso che una cosa di cui possiamo essere soddisfatti è che le discussioni di ieri hanno riportato alla luce questi contenuti reali, l'approccio, il modo di ragionare, il modo di affrontare le cose. Ora, una delle operazioni della classe dominante, in realtà su questo Stalin fu ben felice di farlo, fu l'identificazione di Lenin con ciò che si sviluppò dopo la sua morte. Questa figura, no? Una campagna continua di calunnie, di distorsioni. Una delle calunnie era, per esempio, che il regime stalinista antidemocratico fosse la logica prosecuzione del regime dello Stato operaio, del centralismo di Lenin, delle misure di questa figura, no? Autoritaria e centralizzatrice. Questo è un falso. Ieri l'abbiamo ripetuto. Non ci fu un regime più democratico come quello che ci fu in Russia dopo la rivoluzione. E da cosa si distingueva? Non solo da una certa quantità di regole, dalla natura di classe dello Stato, ma da una partecipazione delle masse alla vita politica senza precedenti. Questa era la base concreta, il contenuto della democrazia, senza la quale si svuota. Metodi spietati da parte di Lenin, come quello a richiamare le purghe, i processi, quello che fu fatto da Stalin. In realtà la rivoluzione, come spesso avviene, si caratterizzò da fin troppa magnanimità. Furono liberati generali che poi divennero generali bianchi e che condussero massacri sulla parola, con la promessa che non avrebbero preso le armi contro la rivoluzione. E si sviluppò e vissero questi soviet. Nell'ultimo giornale abbiamo dedicato le pagine centrali a come funzionavano, per dare, diciamo, tratteggiarlo concretamente nella loro vita. Cito Lenin, diceva: uno dei più importanti compiti di oggi, se non addirittura il più importante, è di sviluppare l'iniziativa indipendente degli operai e del popolo lavoratore sfruttato in generale, svilupparla nel modo più ampio possibile, nel lavoro organizzativo creativo. A tutti i costi dobbiamo rompere il vecchio pregiudizio assurdo, selvaggio, spregevole, ripugnante, per cui solo le classi superiori, solo i ricchi e quelli che hanno fatto la loro scuola sono capaci di amministrare lo Stato e di dirigere lo sviluppo organizzativo della società socialista. Non c'è nessun formalismo in questo. Non c'è nessuna... C'è la fiducia e lo stimolo nel protagonismo delle masse, nel protagonismo della classe operaia, che era ciò che aveva reso possibile la rivoluzione e che aveva reso reale la democrazia operaia. Questo culto che si sviluppò successivamente verso l'apparato, verso i dirigenti che prendevano le decisioni giuste. Lenin ricordava nel 18, cioè, ma molto spesso vengono delegazioni di operai e di contadini al governo per chiedere, ad esempio, cosa fare di un determinato tratto di terra. E frequentemente mi sono sentito in imbarazzo quando ho visto che non avevano pareri molto definiti. E ho risposto loro: il potere siete voi. Fate tutto quello che volete, prendete tutto quello che volete, noi vi appoggeremo. Ci sono state tante altre mistificazioni, sempre sulla questione della democrazia, per esempio la questione del partito unico, come se fosse un tratto del bolscevismo il fatto di rendere illegali gli altri partiti. All'inizio, dopo la rivoluzione, anche i partiti filocapitalisti furono lasciati illegali, tranne le centurie nere, un gruppo reazionario antisemita. Solo con la guerra civile furono messi fuori legge, come misura temporanea, fra l'altro.
Ma chiedo io, ma esiste un governo, il più democratico dei governi di questa democrazia parlamentare, che lascerebbe legali partiti durante una guerra civile in cui vengono prese le armi e viene combattuto e che si sollevano per rovesciare in modo armato il governo? La guerra civile e le condizioni materiali in cui si sviluppò lo Stato sovietico esercitarono una pressione enorme. La guerra civile furono commesse atrocità di ogni genere, cioè, si lamentano della diminuzione della questione del partito unico, prigionieri venivano torturati a morte, venivano bruciati vivi, i contadini venivano impiccati, c'erano i pogrom organizzati contro gli ebrei. È evidente che in una situazione di questo genere andavano prese delle misure straordinarie e temporanee. E in ogni caso, anche durante la guerra civile, anche in questa situazione, nel partito bolscevico e nei soviet, fu fatto tutto per mantenere una discussione realmente democratica. E si chiedevano, Lenin, Trotsky, diciamo, in che misura ridimensionare queste misure temporanee. Per esempio, da metà del 18 la CECA, la polizia politica, conduceva arresti verso i sospetti in massa, e in quel caso Lenin, ancora con Dzerzhinsky, cercarono di frenare questi eccessi, ma non fu semplice. Nel 20 Lenin e Trotsky appoggiarono una proposta di abolire la pena di morte nelle zone che non erano interessate da operazioni militari. Poi però ci fu l'invasione da parte della Polonia, la situazione precipitò nuovamente e quindi si dovettero riconfermare queste misure emergenziali. Erano per l'appunto misure emergenziali in una situazione di crisi, che non rappresentavano una prova di forza. No, in questa mitologia degli apparati, gli stati, le polizie politiche pervasive, che bello questo apparato che fu costruito successivamente dallo stalinismo. No, anzi, erano una prova delle condizioni difficili, delle condizioni materiali oggettivamente manchevoli, questo dobbiamo dire, per costruire il socialismo e per costruire e sviluppare quello Stato che, lo ricordava Lenin subito prima della rivoluzione, lo Stato operaio nasceva come semi-Stato e sulla base dello sviluppo delle forze produttive, sulla base dell'attenuazione e poi della cessazione dello scontro di classe, sarebbe andato ad estinguersi verso un'autoamministrazione delle cose da parte dei lavoratori. E però le condizioni erano precisamente le opposte. Questo è un fondamentale della teoria. Ieri abbiamo avuto una discussione sulla teoria dello Stato. Engels nell'anti-During spiegava: quando insieme al dominio di classe e alla lotta per la sopravvivenza individuale, risultato dell'attuale anarchia della produzione, spariranno quei conflitti e gli eccessi derivanti da quella lotta, da quel momento in poi non resterà nulla da reprimere e non sarà neppure necessario un particolare strumento di repressione, ovvero lo Stato. La prima condizione per una società di questo tipo e per l'estinzione dello Stato è lo sviluppo delle forze produttive a un livello senza precedenti, tale da creare una sovrabbondanza di beni. Perché altrimenti, questo lo ricordava già Marx nell'ideologia tedesca, senza di esso la penuria è generalizzata e con esso ricomincia la lotta per la necessità, e questo significa l'inevitabile risorgere di tutto il vecchio ciarpane. Ecco, noi nella Russia dopo la rivoluzione non abbiamo questa situazione appunto ideale come descritta qui, e assistiamo al processo opposto, cioè al posto dell'estinzione dello Stato vediamo appunto il processo opposto e quindi la necessità di un rafforzamento dello Stato alla luce di una acuirsi delle contraddizioni della lotta di classe, per difendere la rivoluzione dagli attacchi della controrivoluzione.
Peraltro Lenin non si illuse mai di costruire il socialismo in un paese arretrato e isolato, come la Russia. Prendere il potere era una cosa da fare per spezzare la catena del capitalismo nel suo anello più debole, nell'ottica di favorire l'estensione e lo sviluppo della rivoluzione mondiale, in particolar modo in Germania, dove c'era un'industria, dove c'era una classe operaia colta, sviluppata, che combinata con le risorse naturali, con le risorse della Russia, avrebbe fornito un enorme sviluppo delle forze produttive. Ma questo era l'ABC. Cioè questo chiunque lo diceva, peraltro lo diceva anche Stalin prima della metà del 24. E la classe operaia russa che sopportava e sopportò anni di enormi sacrifici, ecco, quando parliamo di sacrifici pensiamo ai sacrifici di quegli anni, vedeva nell'estensione della rivoluzione internazionale, in particolar modo della Germania, la speranza per poter fare questo passaggio, per poter avere questo sviluppo, per uscire da questa situazione di isolamento. Ricorda Radek la reazione che ci fu nel 18 con l'esplosione della rivoluzione in Germania. E racconta: da tutti gli angoli della città i manifestanti marciavano verso il Soviet di Mosca. Decine di migliaia di lavoratori esultavano. Non ho mai visto una cosa del genere e non l'avrei vista mai più. Fino a tarda sera continuarono a sfilare lavoratori e soldati dell'Armata Rossa. La rivoluzione mondiale era giunta. La massa aveva udito il suo passo di acciaio. Il nostro isolamento era finito. Non è semplicemente un sentimento così di sollevazione per il fatto della fine dell'assedio. È perché quello forniva le basi materiali per riuscire a uscire da quella situazione critica in cui doveva cercare di sopravvivere la rivoluzione russa. Lenin immediatamente scrive a Sverdlov, che era responsabile organizzativo: la rivoluzione internazionale si è avvicinata tanto in una sola settimana che va considerato un evento dei prossimi giorni. Siamo pronti tutti a morire per aiutare i lavoratori tedeschi a portare avanti la rivoluzione che è iniziata in Germania. Quindi, poi non precipitava sempre nel concreto, 1. Decuplicare gli sforzi per assicurare il grano, svuotare le riserve per noi e per i lavoratori, tedeschi. 2. Decuplicare gli arruolamenti nell'esercito. Per la primavera dobbiamo avere un esercito di 3 milioni di persone per aiutare la rivoluzione operaia internazionale. Questo era, diciamo, l'orizzonte verso cui si vedeva la possibilità di procedere verso il socialismo con le sue basi materiali. Ma la rivoluzione tedesca venne sconfitta. Questa è un'altra discussione. Abbiamo fatto un seminario l'anno scorso su questo, le ragioni. Invito a riprendere in mano quei materiali. E insieme, diciamo, alle altre che si erano sviluppate in Europa, e le condizioni materiali in cui si dovette sviluppare il potere dei Soviet fu una conferma di questo isolamento, e ancora più drammatico. La guerra civile, la carestia, l'esaurimento fisico della classe operaia. E questo inevitabilmente provocava crescenti deformazioni burocratiche nello Stato e nel partito. Il comunismo di guerra non era la realizzazione del comunismo, era un tentativo disperato di salvare la rivoluzione in questo contesto. Lo definì Lenin il comunismo in una fortezza assediata, fu la risposta alle difficoltà della guerra civile, alla carenza delle attrezzature, della manodopera qualificata, all'opposizione dei piccoli proprietari. In un contesto dei 9 milioni di morti della guerra civile, e furono misure emergenziali, una centralizzazione rigida, misure, una militarizzazione degli aspetti della vita, requisizioni, tutto l'opposto di quello che deve essere appunto lo sviluppo materiale per approdare al socialismo. Nel 1919 i lavoratori industriali sono meno del 75% di quelli del 1917. Nel 1920,
da 3-4 milioni che erano nel 17 passano a 1.240.000, questo in una popolazione generale di 150 milioni. Oltre a un calo numerico c'è un calo della produttività del lavoro. I lavoratori hanno fame, vanno nelle campagne per provare a sopravvivere. Il comunismo di guerra cercava di mettere una risposta a questa situazione di emergenza. Non c'è la base industriale per convincere i contadini con i trattori, per esempio. Vengono prese misure durissime contro l'abbandono della democrazia. Ecco, quali sono le basi materiali per sviluppare la democrazia sovietica, per sviluppare il socialismo? In questo contesto la classe operaia è atomizzata, le avanguardie vengono decimate sul fronte della guerra civile, sulla carestia, e su queste basi materiali qual è la base della burocratizzazione? Non è un concetto semplice, un approccio, un metodo di lavoro, un approccio psicologico, è il fatto che in questo, un contesto di questo genere le strutture sovietiche progressivamente smettono di funzionare, si svuotano e il potere si concentra sempre di più nel presidium dell'esecutivo del congresso dei soviet, nelle fabbriche si concentra nelle amministrazioni. I lavoratori, la base dell'abolizione, dell'estinzione dello Stato è che tutti i lavoratori prendano parte attiva nella gestione dello Stato ed è per questo che lo sviluppo delle forze produttive deve permettere al lavoratore di ridurre la propria giornata lavorativa oltre a uno sviluppo generale, culturale, per poter dedicare tempo all'amministrazione sociale. In questo contesto, altro che riduzione delle giornate lavorative, le giornate lavorative di 10 ore, di 12 ore, ci sono, i lavoratori lavorano nei fine settimana su base volontaria, con grande sacrificio per sostenere le conquiste della rivoluzione, ma al tempo stesso appunto mancano le basi materiali per quello sviluppo che veniva teorizzato. E si acuisce su questa, come conseguenza del comunismo di guerra, lo scontro di classe. La rivolta di Kronstadt fu, diciamo, l'episodio finale che convinse della necessità di un cambio di linea economico e la cosiddetta NEP. Ora, di tutto questo Lenin non nasconde assolutamente nulla, perché come era suo metodo spiega sempre la realtà della situazione, non addolcisce, non abbellisce la realtà e spiega, tra l'altro, la critica alla burocrazia, che fu la sua ultima battaglia, non cominciò negli ultimi mesi, in realtà da subito criticò questo carattere burocratico. E sulla base del come dipingeva Lenin la situazione? Diceva: il nemico non è più l'orda di guardie bianche al comando dei grandi proprietari fondiari sostenuti da tutti i menscevichi, socialisti rivoluzionari e da tutta la borghesia internazionale. Il nemico è oggi la realtà economica quotidiana di un paese di piccoli contadini, un paese in cui la grande industria è in rovina. Il nemico è oggi l'elemento piccolo borghese che ci circonda come l'aria e penetra profondamente nelle file del proletariato. E il proletariato è declassato, è stato cioè gettato fuori dal suo alveo di classe. Le fabbriche e le officine sono chiuse, il proletariato è indebolito, disperso, estenuato e l'elemento piccolo borghese all'interno dello Stato è appoggiato da tutta la borghesia internazionale che è ancora potente in tutto il mondo. Questa era, diciamo, un'analisi lucida, chiamando le cose col loro nome, rispetto alle basi materiali su cui si cerca appunto per necessità di ravvivare l'economia, di tentare una ripresa delle forze produttive facendo delle concessioni al capitalismo. La NEP fu una ritirata, l'elemento fondamentale fu verso i contadini, la possibilità di vendere il grano invece al posto delle requisizioni, la possibilità di vendere il grano sul mercato e pagando un'imposta allo Stato. Ridare
riaprire questi spazi mantenendo nelle mani dello Stato i settori strategici, in particolar modo l'industria pesante e il monopolio del commercio estero, che peraltro poi fu uno degli argomenti di battaglia finale contro la burocrazia. Ora, lì non aveva nessuna illusione rispetto a cosa volesse dire questo. Come dipingeva la NEP. Diceva, all'inizio del 18 calcolavamo che ci sarebbe stato un periodo di edificazione pacifica, in un capitolo che si chiama Il nostro errore. E dice, certo, sul fronte economico i compiti sono assai più difficili di quelli sul fronte militare. Sul fronte economico, col tentativo di passaggio al comunismo, abbiamo subito nella primavera del 21 una sconfitta più grave di tutte quelle subite ad opera di Kolchak, Denikin e Pilsudski. Una sconfitta molto più grave, molto più sostanziale e pericolosa. Questa sconfitta consiste nel fatto che i più alti responsabili della nostra politica economica si sono rivelati staccati dalla base e non hanno saputo stimolare quel progresso delle forze produttive che nel programma del nostro partito viene considerato compito fondamentale e improrogabile. Il sistema dei prelevamenti, un sistema emergenziale, ha ostacolato questo processo. E come dipinge la NEP? Ecco perché si è reso necessario quello che dal punto di vista della nostra linea, della nostra politica, può essere definito soltanto come una durissima sconfitta e una ritirata. E poi pone la questione in modo molto concreto, in modo vivo. Cioè, quali saranno le conseguenze? Il problema fondamentale, dice, consiste dal punto di vista strategico nel vedere chi saprà approfittare prima di questa nuova situazione. Chi vincerà? Chi saprà approfittare prima della situazione? Il capitalista al quale noi stessi apriamo la porta e perfino alcune porte e molte porte che noi non conosciamo si aprono a nostre insapute contro di noi oppure il potere statale proletario? E in queste concessioni vede la necessità di far riprendere questo sviluppo dell'economia e delle forze produttive anche perché dice la rinascita del capitalismo significherà la rinascita della classe proletaria occupata nella produzione di beni materiali utili alla società, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la necessità di ricostituire, non con decreti, il funzionamento di uno Stato ideale, il funzionamento di un regime ideale, ma di ricostituire, di agire sulla base strutturale che si era sviluppata e di costituire le basi per resistere, per rispondere a questa situazione di crisi sempre nell'ottica di un'estensione internazionale. La necessità di sviluppare gli specialisti, su questo vediamo diciamo una ambivalenza, nel senso che sono decisivi proprio per il livello arretrato della classe operaia, oltre che questa, diciamo, questa distruzione materiale della classe operaia russa. Gli specialisti della Germania sarebbero quelli, sono visti diciamo come oro in una situazione di questo genere. Arriva a dire salvaguardare come le pupille degli occhi ogni specialista che lavori onestamente, che conosca e ami la propria professione, anche se ideologicamente sia del tutto estraneo al comunismo. Anche qui vediamo una, diciamo, fuori da ogni formalismo. E poi qui vediamo, diciamo, anche la base delle concessioni che vengono fatte. Gli specialisti come strato sociale particolare, il quale resterà ancora uno strato particolare fino a che non sarà raggiunto il grado più elevato di sviluppo della società comunista. E questi specialisti che possano vivere meglio sotto il socialismo che sotto il capitalismo, sia dal lato materiale che da quello giuridico, sia per quanto riguarda la collaborazione amichevole con gli operai e i contadini, sia per quanto riguarda le condizioni morali, nel senso cioè che trovino soddisfazione nel proprio lavoro e abbiano coscienza della sua utilità sociale e della sua indipendenza dagli interessi egoistici della classe capitalista. Qui in realtà troviamo, diciamo così, elementi di una società passata e di una società futura. Cioè, questo approccio è molto profondo, secondo me, questo passaggio, perché da un lato c'è questa concezione del superamento, no, del dominio, del funzionamento del capitalismo, anche della realizzazione degli uomini nel proprio lavoro, da un punto di vista morale, su una società più alta, che però non esiste ancora,
E quindi c'è la necessità di rinforzare degli elementi di distribuzione ineguale, che sono in ultima analisi degli elementi residuali di un sistema borghese. E infatti una delle misure della NEP è quella di allargare i differenziali salariali, che erano, diciamo, stati fissati prima a 1 a 2 rispetto a quello di un salario operaio, e arrivano fino a 1 a 8, perché è una necessità. Ma tutto questo, ovviamente, che sono misure di necessità, hanno degli effetti. Faccio una parentesi: queste misure non riguarderanno mai i comunisti, che in ogni caso vivevano, nonostante, con tutte, diciamo, le cariche che potevano avere, in questa situazione con un salario operaio. Ma serviva per mantenere un settore che in quel momento la classe operaia non era in grado di fornire. Gli effetti, ci fu un effetto, quello auspicato, di una ripresa economica, di un'attenuazione delle situazioni, di questa situazione così critica, ma dall'altra parte ci furono ovviamente gli altri effetti che Lenin sapeva che si sarebbero sviluppati, e cioè una riaffermazione degli elementi capitalistici. Nelle campagne, i kulaki, i contadini ricchi che concentravano la maggioranza delle ricchezze nelle proprie mani, gli speculatori, i netmen, e un settore di funzionari che permeavano l'apparato, i funzionari soprattutto ex zaristi che permeavano l'apparato. Insieme alla sconfitta della rivoluzione tedesca del 23 fu proprio la NEP la base della degenerazione della rivoluzione russa. Ci furono settori borghesi che coglievano questo elemento. Sono riportati, lo scrive Lenin, lo riporta Trotsky quando lo cita, di come commenta questo gruppo borghese Smenavec, che puntava proprio su queste tendenze burocratico-borghesi come un passo verso la restaurazione, in un certo senso, e si chiedevano, no? Viene riportato, Trotsky lo riporta, dice, si chiedevano: ma questa cos'è? È una tattica o è un'evoluzione della società in Russia? Trotsky risponde, nello Stalin mi sembra, dice: era una tattica, grazie a una speciale configurazione di condizioni storiche, divenne l'origine di un'evoluzione. Perché sviluppò delle basi materiali che poi assunsero una loro dinamica. E questo gruppo borghese, questo professore Ustrialo, diceva su questa linea, a un dato momento l'estinzione della vecchia generazione dei bolscevichi aprirà la strada a nuove tendenze più realistiche. Sostanzialmente riaprirà la strada alla restaurazione capitalistica. E questo, se ci pensiamo, è precisamente quello che avvenne. Certo, la sconfitta, l'estinzione della vecchia generazione fu, diciamo, operata con mezzi sanguinosi. Ecco. Ma come viene ricordato, l'apparato, quello successivo, non fu la sclerotizzazione dei dirigenti della rivoluzione, ma era composto da elementi che stavano nel campo controrivoluzionario e che entrarono negli apparati una volta che questo non comportava più alcun rischio e anzi permetteva di accumulare dei privilegi e delle posizioni di potere. E infatti questo apparato esplode. I funzionari passano da 100.000 nel 20, 5.800.000. Anche nelle forze armate gli ufficiali zaristi sono 50.000 e sono indispensabili, questo è il problema. Non è una questione di scelta, è una questione del fatto di non avere altri da mettere per l'arretratezza, come spiegavamo prima. E anche su questo processo, alcuni peraltro servirono anche bene, no? Trotsky diceva, nel dibattito sui funzionari militari con Lenin, cioè, Lenin, ma non li possiamo sostituire, ma secondo te quanti sono? Dimmi una cifra. Sono almeno 30.000, se non di più. E molti sono ottimi funzionari che agiscono sotto la supervisione dei commissari politici. Tuttavia,
avviene un'accumulazione di questo settore. E Lenin come lo descrive? Dice: abbiamo cacciato i vecchi burocrati. Abbiamo cacciato i vecchi burocrati. Ma essi sono tornati, si sono messi un nastro rosso all'occhiello e si insinuano in comodi posticini. Proprio perché adesso, diciamo, una volta ristabilizzata la situazione, si creano le basi per cui stare in questi organismi non è più una vita di sacrifici e di scontri, e anche entrare all'interno del partito diventa, diciamo, un modo per cui provare a ritagliarsi un comodo posticino. Questo è descritto da tanti. Victor Serge spiega, no, come diciamo, in questa situazione di miseria generale si ricristallizza, diciamo, un settore per cui negli uffici dei commissari si incontravano signori eleganti, dattilografe impeccabilmente incipriate, eleganti divise appesantite dalle decorazioni. E ognuno in questo bel mondo, in così grande contrasto con la popolazione affamata nelle strade, continuava a mandarti avanti e indietro da un ufficio all'altro per le ragioni più futili e senza il minimo risultato. Questo settore, che è il vecchio apparato, che si ricicla all'interno dei nuovi organismi e si mette il fiocchetto rosso e agisce in questo modo. E Lenin denuncia continuamente questa situazione. Ci sono gli articoli, quelli più famosi, più, diciamo, quelli dove ci sono le formulazioni più chiare, ma se si leggono i suoi testi, i suoi articoli, analisi dei rapporti che riceveva, cioè si metteva quotidianamente le mani le mani in testa per dire, cioè, queste informazioni mi scaricano addosso tonnellate di informazioni completamente inutili, si sollazzano con raccolte di dati di cui non c'è, dove non c'è la minima conseguenza pratica, la minima valutazione su come utilizzarlo, perché è questo lavoro, questo approccio appunto burocratico dei comodi posticini. E alla fine pone la questione, la famosa questione di chi controlla chi, no? Il famoso passaggio, i 4.700 comunisti di Mosca disciolti in questo apparato, e dice: ma siamo veramente sicuri di essere noi a controllarlo e non piuttosto, diciamo, questa forza sociale, questa casta che controlla invece noi? E il partito appunto non è esente, anzi, proprio il fatto, quella misura emergenziale, di averlo reso sostanzialmente l'unico partito legale, fa sì che all'interno del partito si sfoghino, si esprimano queste tendenze politiche, le tendenze di classe, le tendenze sociali non si possono abolire per decreto, si possono prendere delle misure per provare a gestirle, per provare a fronteggiarle, ma si esprimeranno nei terreni che sono dati loro per svilupparsi. E quindi, appunto, come dicevo, si sviluppa anche la burocratizzazione all'interno del partito. Un partito che, mi è ricordato, nel febbraio del 17 aveva 8.000 membri, che nella guerra civile ne ha 200.000 dopo aver preso il potere, e che quando la situazione si calma, si gonfia, perché cambia molto cosa vuol dire stare all'interno del partito, vuol dire stare sulla prima linea di una battaglia di trincea. Arriva fino a 600.000. E Lenin lì fa, nel 21, cioè, invoca l'epurazione del partito. Anche qui, Lenin faceva le epurazioni come Stalin. Ha nulla a che vedere l'epurazione che guidava Lenin. Era per far fuori quel settore di opportunisti che si riciclava, tanti casi di anti-bolscevichi, che si riciclava all'interno delle file del partito bolscevico per garantirsi appunto condizioni di vita più agevoli nella situazione mutata. E diceva: chi guida? Chi deve guidare queste epurazioni? E ancora una volta vediamo la fiducia nelle masse, la fiducia nei lavoratori. Diceva, vediamo se lo trovo questa cosa. La lotta contro l'influenza dell'elemento piccolo borghese e piccolo borghese anarchico che disgrega il proletariato e il partito.
Per ottenere questo miglioramento bisogna epurare il partito dagli elementi che si staccano dalle masse. E poi dice, non accetteremo naturalmente tutte le indicazioni delle masse, poiché talvolta anche le masse si lasciano andare a stati d'animo niente affatto progressivi. Ma per giudicare le persone, per condannare gli intrusi, i commissariaggianti, i burocratizzati, le indicazioni delle masse proletarie senza partito e in molti casi anche le indicazioni delle masse contadine senza partito sono estremamente preziose. Le masse riconoscono, vedono lo sviluppo di questo settore di burocrazia, non è che non lo riconoscano. Il problema qual è? Il problema, torniamo ancora alla questione di prima, è il protagonismo delle masse. Cioè che se in una fase ascendente della lotta e della rivoluzione questa coscienza si esprime come forza materiale, in una fase di difficoltà, di crisi, di demoralizzazione, l'effetto, si diceva prima, la NEP economicamente, l'isolamento e la sconfitta della rivoluzione tedesca del 23, di demoralizzazione, questa coscienza, questa lucidità, diciamo, non trova necessariamente una forza sufficiente per imporsi. Ed è invece proprio lo spazio su cui questa burocrazia e gli elementi che poi diventeranno i riferimenti di questa burocrazia si trovano più a proprio agio, nel non dover rispondere alle masse. Ma Lenin continua a fare questa battaglia per cercare di contrastare questa, questa tendenza. Sa che questa lotta di classe, questa lotta fra le classi si esprimerà anche all'interno del partito. Peraltro, in questa situazione di svuotamento degli organismi sovietici, di difficoltà, il partito resta sostanzialmente il baluardo per il mantenimento del potere e contro la restaurazione. Ed è in questo senso che fa di tutto per preservare l'unità del partito. Mai, perché qua dice Lenin ha vietato le frazioni nel partito, mai per soffocare le discussioni, per evitare le discussioni, ma perché ha paura di una, appunto, quella che lui chiama la scissione, no? Di una spaccatura, di questo settore, di questa avanguardia che esercita un ruolo politico insostituibile in quel momento. E quindi nel 21 c'è effettivamente questo divieto che è una misura temporanea. Tanto che Lenin stesso dice, c'era davanti alla proposta di dire vabbè, allora se aboliamo le frazioni, prossimo congresso vietiamo di eleggere i rappresentanti del prossimo congresso sulla base di piattaforme politiche diverse. E Lenin dice no, questa cosa non la proviamo, questa è una misura temporanea e questo congresso non ha il potere di definire come verrà fatto il successivo, auspicando ovviamente una mutazione delle condizioni. Si costituisce addirittura un organo apposito per la battaglia alla burocratizzazione, la RABKRIN, il Commissariato del Popolo per l'ispezione operaia e contadina. E a capo viene messo Stalin, che è diciamo la figura che per le proprie caratteristiche personali interpreta e diventerà progressivamente il rappresentante degli interessi di questo settore, sul quale si appoggerà sempre di più per affermare il proprio ruolo. Stalin, diciamo, Lenin lo vede come un organizzatore, come un uomo tenace, come dice Trotsky, l'ostinazione e persino la spietatezza possono essere utili, qualità utili per la guerra civile e lo Stato. Dice, ma non, e Lenin non li considerò mai importanti per guidare il partito e il governo. Cioè ci vedeva un rivoluzionario, ma non un politico di grande profondità. E infatti Lenin poi non era d'accordo con la nomina di Stalin nel 22 alla posizione di segretario generale del partito, una cosa proposta da Zinoviev, che Lenin accettò solo nella misura in cui lui era il
capo politico sostanzialmente, quindi diciamo così poteva dirigerlo e farlo lavorare sotto la sua direzione, cosciente e consapevole che diciamo con diciamo così di poterne correggere gli errori. Stalin utilizza proprio questo commissariato per fare l'operazione opposta, per selezionare gli elementi. Quali elementi? Ecco, vediamo. Gli elementi, Trotsky lo spiega bene, non lo sai, gli elementi frustrati, gli elementi con rancore, gli elementi sulla base di una fedeltà al capo. Elementi che rispondono a lui della propria posizione e non appunto alla base, alla massa, ai lavoratori. Gli scontenti, gli esclusi, i rancorosi. Trotsky lo vede questo processo, lo critica, Lenin inizialmente la difende, ma poi comincerà a muovere delle critiche sempre più aperte. Già nel 21, un anno prima diciamo di scatenare lo scontro frontale, dice: l'ispezione operaia e contadina ha adempiuto il suo compito, il suo dovere? Ha ben capito il suo compito? Ecco l'interrogativo parlamentare. A questo interrogativo si è costretti a rispondere negativamente. Tuttavia, evita di aprire uno scontro frontale proprio per evitare una spaccatura nel partito. Ma progressivamente si rende conto che questa cosa diventa inevitabile. E forse il passaggio fondamentale è proprio quando Lenin ha il primo colpo apoplettico, nel 22 alla prima crisi, e si deve astenere dal lavoro per tutta l'estate e tornerà al lavoro nell'ottobre del 22. E proprio su questo Trotsky commentò: al suo ritorno fu letteralmente scosso dalla diffusione della burocrazia, dell'arbitrio e degli intrighi nelle istituzioni e nel governo. In un certo senso si rende conto della necessità di una battaglia frontale, anche alla luce della considerazione di non sapere, cioè del livello di diffusione e dall'altra parte del fatto di non sapere fino a quando sarà lì per condurre questa diciamo questa battaglia in prima persona. E di fatto quel periodo in cui Lenin è paralizzato, non può parlare, non può occuparsi, non può lavorare politicamente nel 22, è la prova di questa della troica, di questo gruppo composto da Zinoviev, da Kamenev e da Stalin, che prende il controllo dell'ufficio politico e apre sostanzialmente una battaglia nei confronti di Trotsky, che era riconosciuto generalmente come diciamo così, il dirigente con le maggiori capacità, con diciamo, sostanzialmente cioè, il dirigente che avrebbe dovuto prendere il posto di Lenin. E Stalin si appoggia su queste figure, tra l'altro si appoggia Zinoviev, che pensa di essere lui quello che dovrà prendere per, diciamo, per l'autorità che aveva, il posto di Lenin. Pensa di utilizzare Stalin, ma entra in un ingranaggio, in ultima analisi, in cui queste manovre, questo scontro fatto per eliminare Trotsky, va molto al di là negli effetti rispetto a quelli che pensano, e sarà quello di aprire questa breccia all'interno del partito, del gruppo dirigente del partito, per l'affermazione di questa, appunto, della burocratizzazione che era diventata pervasiva nella società. E l'ultima battaglia di Lenin è la battaglia per provare a fermare questo processo. Ed è una battaglia in cui progressivamente rompe gli indugi e capisce la necessità di dover operare una rottura politica. Una rottura politica innanzitutto contro Stalin, che
è il più fedele interprete della burocratizzazione e che dà mostra in tutta una serie di episodi sostanzialmente del sostegno di queste, di questo settore burocratico. Uno fu lo scontro sul monopolio del commercio estero. Il monopolio del commercio estero nelle condizioni della NEP era un baluardo contro il capitale straniero, era un elemento imprescindibile per diciamo, evitare di aprire la strada a una restaurazione capitalista. Stalin, Zinoviev e Kamenev si espressero contro le proposte di Lenin per rafforzarlo. C'era un settore del partito, cioè, con Bukharin, Piatakov, che chiedevano addirittura l'abolizione del commercio estero. Nel maggio del 22 Lenin propone a Stalin di raccogliere le adesioni contro per il rafforzamento del monopolio del commercio estero fra i membri del CC. Dice, fai girare dei fogli, un foglio, fai mettere le firme dei membri del CC e te lo fai restituire. Stalin, come sempre, non è d'accordo. Stalin non la prende mai dritta, no? Stalin guarda, cerca di capire quali sono, non si espone mai in una battaglia politica apertamente, se non è sicuro di averla già vinta con metodi burocratici. Tergiversa, dice, ma è proprio necessario, ma possiamo anche farlo, però, cioè non è che se lo facciamo poi non è che questo cambia la situazione reale. Dice sostanzialmente che la mitigazione diventa indispensabile. Subito dopo, appunto, va, Lenin sta male e a ottobre, con Lenin fuori gioco, Sokolnikov propone l'allentamento del commercio estero e il Comitato Centrale lo approva, anche Trotsky era assente. Il giorno dopo Lenin scrive, tempestivamente, dice questa cosa è inaccettabile, per ridiscuterlo al plenum di dicembre. Stalin cosa fa? Stalin non se la sente di scontrarsi direttamente ancora con Lenin, accetta, però dice al CC che comunque lui quella decisione non la riteneva sbagliata. E quindi cerca, no, di porsi come diciamo, in questo modo obliquo, senza fare la discussione apertamente con il CC. E qui si vede Lenin non riesce, non è sicuro di riuscire a parlare in questa discussione, e cosa fa? Chiede a Trotsky di difendere la posizione comune. E qui si vede appunto diciamo, l'identità sulle questioni decisive delle posizioni e dell'analisi politica fra Lenin e Trotsky. Il 18 dicembre la risoluzione viene revocata, senza neanche combattere. Infatti Lenin avrà modo di dire a Trotsky, siamo passati senza neanche dover combattere, le propongo di insistere in questa offensiva. La Troica, e Stalin in particolare, nel periodo di inattività di Lenin avevano assaggiato il potere in assenza di Lenin, e con le condizioni di salute di Lenin che vanno man mano peggiorando, c'è un'operazione indegna, un'operazione in cui Lenin viene progressivamente isolato, perché in modo che non possa, diciamo così, interferire e combattere questa progressiva, diciamo, manovra di accentramento del potere che conducono i tre e in particolar modo Stalin. Stalin è a contatto diretto con i medici di Lenin, e che gli dicono che non può lavorare, che non deve stressarsi troppo, perché questa cosa fa male alla sua salute. La Krupskaya, se non sbaglio, avrà modo di dire, chiunque conoscesse Lenin sapeva perfettamente che la cosa che più lo stressava e la cosa che più poteva fargli male era proprio la percezione che gli venissero tenute nascoste le informazioni.
E si vede che si stressa, che scrive, che chiama, che cerca in tutti i modi di sapere quello che succede mentre viene messo sotto di fatto una censura. E in questo, diciamo, continua a vedere il processo avanzare e cercare di combatterlo. Addirittura Stalin arriverà a uno scontro frontale con la Krupskaya, insultandola con improperi proprio sulla base di queste sollecitazioni di avere le informazioni. E su quello Lenin interromperà i rapporti personali con Stalin, formalizzando la rottura piena. Ma, lo sottolineo, non per una questione personale, per una questione politica, perché quel tipo di approccio personale tradiva un'impostazione politica nella gestione delle discussioni, a maggior ragione con il potere e il ruolo che ricopriva Stalin, che si esprime su tutte le altre discussioni che ci sono in quel momento. Una è la questione della Georgia, che Stalin gestisce come commissario alle nazionalità secondo il più gretto spirito grande russo, invadendo nel 21 la Georgia dopo che era stata sancita l'indipendenza l'anno prima. Si aspetta di arrivare lì come trionfatore, peraltro è una sua, diciamo, è una sua vendetta personale rispetto a tutti gli insuccessi che aveva avuto in quella terra nei primi anni. E invece sostanzialmente si ritrova davanti l'opposizione generale del popolo georgiano e del partito georgiano. E su questo Lenin, abbiamo avuto una discussione sulla questione nazionale, non mancava mai di sottolineare la cautela necessaria nel rapportarsi con le nazionalità oppresse, a maggior ragione in quella che era stata quella gabbia di popoli, quella prigione di popoli che era l'impero russo. Scriverà negli ultimi testi: noi non possiamo neanche, diciamo, concepire un rapporto formalmente egualitario, perché non può esistere un rapporto, diciamo così, di pari diritti fra una nazione storicamente che ne ha oppressa un'altra. Dobbiamo concedere di più, quello è il modo di rapportarsi. Al contrario, Stalin non accetta questa posizione, che cosa fa? Organizza un colpo di Stato sostanzialmente all'interno del partito georgiano, rimuovendo i dirigenti e mettendo degli uomini a lui fedeli. Ci sono degli episodi, cioè uno degli uomini su cui si appoggia Stalin arriverà ad aggredire fisicamente il dirigente georgiano, con un atteggiamento che Lenin disse è assolutamente inaccettabile. E infatti negli ultimi testi disse addirittura devono essere puniti i tre, Ozhenitsyn, Dzerzhinsky e Stalin, che erano andati giù in Georgia. E qui vediamo appunto riemergere, sì, una nota personale di Stalin, ma in ultima analisi anche il carattere grande russo della burocrazia sovietica, di questa vecchia burocrazia zarista che riprende queste posizioni di potere e che sarà poi un tratto che si ossificherà e si rafforzerà in tutta la storia successiva dell'Unione Sovietica. Pensiamo al rapporto poi con tutte le altre repubbliche sovietiche, peraltro ben dopo la morte di Stalin, visto che poi no, cioè poi dicono abbiamo tirato fuori qualche documento, non c'è più lo stalinismo, cioè pensiamo ai carri armati che entravano a Budapest nel 1956, dopo la morte di Stalin, rispetto a che cos'era il nazionalismo grande russo e questo approccio, che è una cifra tipica della burocrazia stalinista, di qualunque burocrazia stalinista, e cioè quella del nazionalismo e del rifiuto della prospettiva e della visione della lotta di classe internazionale, della classe operaia e della classe operaia internazionale. Lenin si schiera su questo punto,
scrive, testimonia la propria solidarietà con tutto il cuore, scrive i dirigenti georgiani, che è un'espressione che non è usuale per lui, cioè proprio per manifestare questa solidarietà politica e umana e l'importanza che dà a questa vicenda. E anche qui chiede a Trotsky di farsi carico della difesa dei georgiani nella discussione del CC. E su altri punti, sostanzialmente su tutti i punti fondamentali, crea questo blocco con Trotsky, che in ultima analisi diventa una guerra alla burocratizzazione, alla burocrazia nello Stato sovietico e nel partito. E su questo, in un certo senso, diciamo così, si muove anche verso Trotsky, che lo denunciava questa burocratizzazione, in particolar modo dell'ufficio di organizzazione controllato da Stalin, ma Lenin appunto cercava di evitare questa scissione nel partito, ma poi si rende conto che, diciamo, è necessario condurla fino in fondo questa battaglia. E c'è proprio un passaggio in cui questa cosa viene, se lo trovo, spiegata bene, no, forse non ce l'ho, della discussione che ebbero quando Lenin appunto era ormai provato in questa situazione che man mano peggiorava. E Lenin continuava, questo è Trotsky che parla, si è detto fra parentesi, la burocrazia esiste da noi non solo negli organismi sovietici ma anche in quelli di partito. Attorno a quel periodo Lenin mi convocò nella sua stanza al Cremlino parlando della spaventosa crescita del burocratismo nel nostro apparato sovietico e della necessità di trovare una soluzione del problema. Egli suggerì una commissione speciale del Comitato Centrale e mi chiese di prendervi parte attiva. Peraltro questa proposta della commissione speciale del Comitato Centrale è proprio volta sostanzialmente a togliere il ruolo dell'ispettorato e quindi è un attacco frontale a Stalin. Risposi, Vladimir Ilyich, sono convinto che nella lotta attuale contro il burocratismo nell'apparato sovietico non dobbiamo perdere di vista quello che accade. Si svolge una selezione molto particolare di funzionari e specialisti iscritti al partito come senza partito, al centro e nelle province, persino per incarichi distrettuali e locali del partito, sulla base della lealtà a certe personalità e gruppi dominanti all'interno dello stesso Comitato Centrale. Ogni volta che si attacca un funzionario minore ci si imbatte in qualche dirigente importante di partito. In tali circostanze non potrei svolgere questo compito che voi mi chiedete di svolgere. Lenin rimase pensoso per un momento e, cito alla lettera, disse: in altre parole, io propongo una campagna contro il burocratismo nell'apparato sovietico e lei propone di allargare la lotta fino a includere il burocratismo dell'ufficio organizzativo del partito. Io risi per quanto questo era totalmente inatteso, perché all'epoca non avevo chiara in mente una formulazione tanto netta. Risposi, suppongo che sia così. Molto bene allora, ribatté Lenin, propongo un blocco. E Trotsky rispose, è sempre un piacere formare un blocco con una persona onesta. Alla luce di questo vanno letti tutti quei testi, tutti quegli articoli, tutti quei documenti che Lenin scrisse negli ultimi giorni della sua attività politica cosciente. Sulle questioni che dicevo prima, il monopolio, la questione georgiana, la questione della riorganizzazione della Rapkrin, il testamento di Lenin in cui espone esplicitamente rimuovete Stalin dopo
espone la critica frontale a Stalin, quando dice: quest'uomo Stalin ha concentrato nelle proprie mani un potere enorme, non sono certo che sia sempre in grado di usarlo nel modo adeguato. E poi dopo fa un po' scritto e dice: forse non sono stato abbastanza chiaro, rimuovete Stalin, e chiama alla battaglia frontale. E questa è la battaglia che conduce. E poi, vabbè, adesso non ho il tempo di leggere, diciamo, le valutazioni, penso che, insomma, sono letture obbligate, qualcuno magari lo farà, ma quello è il suo lascito al partito. E di questo testo fu preso dall'apparato e chiuso nei cassetti. Fu impedito che venisse distribuito al congresso del partito. Così come tutti questi testi. Stalinisti dicevano: ah, ma Trotsky parla di testi, cita testi, ma dove sono questi testi? Questi testi, buona parte di questi testi sono saltati fuori nel 1956. I testi che Trotsky aveva sempre sostenuto, lettera per lettera, parola per parola, con le copie che aveva in mano, nello spiegare la battaglia finale di Lenin per la rimozione di Stalin e contro il processo di burocratizzazione. Peraltro non tutti, perché altri se li tennero comunque nei cassetti i burocrati stalinisti dopo Stalin. Questa battaglia però viene troncata da che cosa? Dalla crisi finale di Lenin, dall'ultima crisi della salute di Lenin, pochi giorni dopo la scrittura di queste lettere, nel marzo del 23 ha il terzo attacco e sostanzialmente è la fine politica di Lenin, prima ancora della sua morte. Una situazione estremamente penosa, perché poi per 8 mesi sostanzialmente sopravvive senza poter intervenire, fino al gennaio del 24 in cui muore. E peraltro anche rispetto, diciamo, alla sua morte, Trotsky ha modo di spiegare, diciamo, come Stalin fosse nelle condizioni di agire direttamente sullo sviluppo della salute di Lenin e come vedesse con terrore anche la più remota possibilità di un ritorno alla vita politica attiva di Lenin. In questo senso, questa battaglia viene aperta da Lenin, ma non ha il tempo e il modo di condurla fino in fondo. Infatti Trotsky spiega che la reazione fu brutale, fu isterica, perché Stalin in primo luogo e la troika attorno a sé ricevette una dichiarazione di guerra. Dice Trotsky: Lenin ha avuto il tempo di dichiarare guerra a Stalin, ma non di combatterla fino in fondo. E quindi, con l'uscita dalla scena di Lenin, questo gruppo di potere si affermò e condusse e aprì progressivamente la battaglia contro Trotsky e aprì a una tradizione pluridecennale, dove le battaglie non venivano più fatte sulle idee, sulla discussione politica, ma venivano fatte con le calunnie, con la campagna, si apre la campagna contro il trotskismo, come qualcosa di alieno dal leninismo. Ognuno dei tre, no, scrive il suo testo, il suo compitino per denunciare il trotskismo. Zinoviev, anni dopo, quando passò all'unificazione, all'opposizione unificata, lo chiarì in maniera trasparente: ci siamo inventati tutto di sana pianta, avevamo bisogno di inventare una differenza fra il trotskismo e il leninismo per riuscire a far fuori Trotsky come successore, come principale dirigente. E Zinoviev fu come dicevo prima, no? Quello che si espose maggiormente, proprio perché pensava di appoggiarsi con questi metodi burocratici e di prendere lui quel posto. Zinoviev 12 anni dopo finì fucilato
nelle prigioni staliniste, come Kamenev, come tutti gli altri dirigenti su cui Stalin si appoggiò in un momento o nell'altro. Discussioni, le discussioni venivano fatte, Zinoviev promossero un ufficio politico parallelo dove c'erano tutti tranne Trotsky. E Trotsky descrive queste discussioni in cui arrivava alle riunioni e diceva, cioè, discussioni, rispondevano con freddezza, qualunque cosa dicessi, perché le decisioni erano già state prese prima. Vediamo anche qui, no, rispetto, ne abbiamo parlato tutto ieri, al modo di condurre, all'approccio politico di Lenin, che non si sottrae mai a una discussione, che onora, che anche se è da solo espone le proprie idee e combatte le battaglie politiche, rispetto a questa mentalità burocratica per cui le riunioni vengono preparate prima nelle anticamere con i contatti personali con, e l'organismo diventa una finzione sostanzialmente, diventa una messa cantata sulla base di questi accordi e di questa tessitura fatta sulla base di legami di fedeltà personale. E quindi diciamo, da quel momento in poi c'è un'accelerazione di questo processo, che è partito appunto sulle basi materiali più profonde che spiegavo prima, ma che appunto trova la sua espressione nel gruppo dirigente del partito, e che poi darà via, diciamo, a valanga a tutto quello che noi conosciamo dello stalinismo. E giro di un anno veniva fuori la teoria del socialismo in un paese solo, che esprimeva proprio la volontà e il punto di vista della burocrazia sovietica, sostanzialmente di far cosa? Di abbandonare, no, il terreno dell'estensione della lotta rivoluzionaria internazionale e di poter godere delle proprie posizioni di potere e di privilegio all'interno dei confini. È un processo che appunto ha radici profonde e che non è descrivibile semplicemente come uno scontro di personalità. Tanti storiografi da quattro soldi, se va una volta a scuola, se si trova. No, Lenin muore, c'è lo scontro fra Stalin e Stalin vince perché? Perché è più affabile, ha più capacità organizzative. Penso che, diciamo così, sia chiaro da tutte le cose che sono state dette che questa, diciamo, è una ricostruzione farsesca. In quello scontro si esprime un processo più profondo, dove le personalità hanno un ruolo, perché giocano un ruolo, ma giocano un ruolo all'interno, diciamo, di una, diciamo, delle possibilità che gli vengono date dai processi più profondi dello sviluppo sociale e di classe. Nel 26 la Krupskaya ebbe modo di dire che se Lenin fosse stato ancora vivo probabilmente sarebbe stato già in carcere. Magari era un'esagerazione per l'autorità politica di Lenin. Tuttavia quello che voleva dire era sostanzialmente che anche con Lenin in campo, quel processo e le radici sociali profonde di quel processo erano troppo forti per essere, diciamo, bloccate e invertite senza una svolta nella situazione politica, in particolar modo senza un'estensione della rivoluzione a livello internazionale. E non è un caso che poi questa burocrazia, Stalin in primo luogo, diresse tutte le sconfitte sul terreno della rivoluzione mondiale, prima per errori politici in Cina, in Germania, e poi sempre più coscientemente per evitare che la presa del potere da parte della classe lavoratrice in un altro paese rivitalizzasse la classe lavoratrice all'interno dei confini dell'Unione Sovietica e per, diciamo così, emettesse in discussione il ruolo che era riuscita a ossificare la burocrazia. E questa fu poi appunto quello che portò a quel regime che conosciamo dello stalinismo, allo sterminio della direzione bolscevica, ai milioni di persone nei campi di lavoro, alla distruzione delle rivoluzioni internazionali e
e in ultima analisi a quel fiume di sangue che separa tutto ciò di cui abbiamo discusso in questi due giorni rispetto a Lenin, al partito bolscevico, al bolscevismo e al regime che si impose successivamente dello stalinismo. Tuttavia quella battaglia che Lenin non poté combattere fino in fondo fu presa in mano da Trotsky e dall'opposizione di sinistra in situazioni sempre più difficili, con l'espulsione, con l'esilio, in ultima analisi con l'assassinio politico, e fu condotta anche qui fino all'ultimo giorno per difendere le idee, le tradizioni del marxismo, del bolscevismo e della rivoluzione russa contro gli epigoni che se ne intestarono l'autorità soffocandola nel sangue. E quella stessa battaglia, compagni, non è una battaglia che non è finita nel 23 o nel 24, non la vogliamo mettere, con la morte di Lenin, né nel 40 con la morte di Trotsky, ma fu presa in mano ed è stata presa in mano dalla nostra internazionale, da Ted Grant. In ultima analisi è la battaglia per preservare le idee del marxismo, le tradizioni genuine del bolscevismo e darle la forza di un'organizzazione politica che le presenti, anche qui, ai lavoratori, alle masse, nel momento in cui esse entrano sulla scena storica. Ed è stata una battaglia, diciamo, nel deserto per tante, cioè voi immaginatevi cosa è stato per Trotsky mantenere vive e non capitolare mai, cioè rispetto a tutti gli altri che in un momento o in un altro capitolare cercavano un compromesso, non capitolare mai sapendo lucidamente il prezzo che avrebbe dovuto pagare, ma riponendo sempre la fiducia nella classe lavoratrice e nella necessità storica della rivoluzione. Compagni, l'ultima battaglia di Lenin è una battaglia che prendiamo in mano e che portiamo avanti per concludere quello che, per le ragioni che sono state spiegate, non fu possibile portare a termine in Russia. E infatti, in ultima analisi, proprio quella prospettiva della restaurazione del capitalismo fu quella a cui portò lo stalinismo ed è la condanna finale dello stalinismo come regime politico. E quindi oggi discuterla vuol dire, uno, fare un'opera di giustizia rispetto a tonnellate di menzogne e di calunnie che sono state rovesciate attorno a Lenin, che è stato silenziato nella sua malattia e nella battaglia, e di fatto è stato silenziato rispetto alle sue ultime volontà e a quello che ha perseguito con tutte le energie che gli erano rimaste, impegnandosi a prenderle in mano e portarla avanti nella lotta rivoluzionaria che questa organizzazione avrà davanti nei prossimi anni. In questo senso il tributo, Lenin fu mummificato. Lenin fu preso, pensate all'orrore, alla nausea fisica rispetto a questo culto che si sviluppò della personalità, fu messo lì, fu svuotato del suo contenuto, come diceva lui, no? E fu utilizzato perché serviva quell'autorità. Ecco, il compito dei rivoluzionari è rifiutare questo approccio, rifiutare questi santini, rifiutare e invece andare a studiare, a leggere il pensiero, le idee, le battaglie che condusse per farne nuovamente un'arma, uno strumento per la battaglia politica reale. Questo alla fine è il tributo che noi possiamo riconoscere e quello che qualunque rivoluzionario chiede, che l'elaborazione, che la sua opera sia utilizzata per portare avanti concretamente la battaglia politica contro questo sistema e per costruire finalmente quella società diversa che ebbe modo di tratteggiare, che ebbe modo di aprire e che alle future generazioni resta il compito di creare in questo mondo, spazzando via il capitalismo e tutti gli errori che esso porta con sé.
Prima di cominciare il dibattito, un'altra rapida informazione di servizio, oltre vi ricordo a ricordarvi di accreditarvi, ovvero sono rimasti dei panini di ieri a un prezzo ribassato per chi volesse approfittarne a luna. Allora, segnando la compagna Marzia di Napoli per il primo intervento, invito tutti i compagni a segnarsi durante l'intervento di Marzia, ok? In modo da riuscire a gestire bene i tempi, che non sono tantissimi. Marzia, come primo intervento, avrà 8 minuti. Allora, compagni, spero che mi sentiate. Allora, mentre Lenin conduceva la sua ultima battaglia, Stalin iniziava la sua lotta per il potere nel partito bolscevico. La sua battaglia è stata portata avanti nel nome di Lenin ed è stata condotta all'insegna del leninismo. Ancora oggi i partiti leninisti fanno riferimento ideologico al marxismo-leninismo, che viene presentato come l'ideologia del vero comunismo. Nel breve corso, che è il libro più diffuso tra i militanti del partito durante lo stalinismo, il leninismo viene definito come lo sviluppo ulteriore del marxismo. Stalin scrive in Principi del leninismo che esporre il leninismo significa esporre ciò che vi è di particolare di nuovo nell'opera di Lenin. In realtà il leninismo di Stalin è un insieme di frammenti dei principi di Lenin che vengono ingabbiati in un sistema scolastico che si regge sulla logica formale e su formule sintetiche che hanno lo scopo di trasmettere la dottrina ufficiale. Il leninismo stalinista serve quindi anche per individuare le deviazioni da questo presunto leninismo. Serve innanzitutto ad identificare l'antileninismo. I riferimenti al leninismo aumentano soprattutto dopo il 24, cioè subito dopo la morte di Lenin e a maggior ragione dopo la scoperta del suo testamento, che chiede l'allontanamento di Stalin. Stalin infatti si serve del leninismo per costruirsi un'autorità in campo politico e teorico che gli assicurasse di continuare a svolgere un ruolo di comando all'interno del partito. E innanzitutto lo fa presentandosi come il continuatore di Lenin. Stalin si propone nei fatti come il suo più degno successore, il più fedele allievo di Lenin, quello che è sempre stato con Lenin nei momenti decisivi. Stalin e Lenin di oggi e altre frasi del genere sono quelle più ricorrenti tra gli uomini del partito. Stalin si costruisce un'immagine di sé che in qualche modo prova a continuare l'opera di Lenin, e anche lo stesso culto di Stalin si impone a partire dal culto di Lenin, che viene promosso subito dopo la sua morte. Per tutti gli anni 20 Stalin e Lenin vengono rappresentati insieme in dipinti, vengono rappresentati insieme in sculture, in spettacoli teatrali, in film, in opere letterarie. Erano insieme i due fondatori del partito. Questo poi cambia negli anni 30, quando il potere di Stalin si autonomizza da quello di Lenin. Il leninismo stalinista è quindi stato l'utilizzo strumentale di Lenin per rendere effettivo il dominio di Stalin all'interno del partito e dello Stato sovietico. Ma questo leninismo serve soprattutto per la battaglia teorica necessaria a Stalin per sostenere le sue svolte politiche. Contrariamente al metodo di Lenin, infatti, che era quello dell'elaborazione teorica come esito dello studio del marxismo, dell'analisi della società e delle sue contraddizioni, il leninismo stalinista, nel leninismo stalinista è tutto quanto rovesciato. La teoria, infatti, serve solo come uno strumento per legittimare le scelte politiche del partito. E questo avviene ad esempio nel campo della filosofia. Nel 1938 Stalin scrive Materialismo dialettico e Materialismo storico, che è un testo che viene scritto con l'idea di volersi accreditare nel campo filosofico come il successore di Lenin. E in questo testo è la teoria della conoscenza di Lenin che viene in qualche modo stravolta e che si trasforma nel diamat, che è un insieme, un rapporto meccanico che esiste tra oggetto e soggetto e che trasforma la dialettica in un vuoto dogma. È l'intero approccio marxista filosofico che viene banalizzato e svilito in formule. Le riflessioni di Lenin, ma anche quelle di Marx e quelle di Engels, vengono chiuse in un sistema di facile comprensione che fosse in grado di fissare dei principi che dovevano essere poi seguiti.
Il marxismo che aveva lottato per decenni per costruirsi come scienza, distaccandosi dall'approccio utopico, utopistico e anche da quello idealista, ora scendeva nuovamente nel campo della fede e quindi ne risultava in ultima analisi un socialismo così didascalico che sfociava nella religione. Lenin aveva sempre lottato per elevare il livello teorico del movimento e invece il leninismo di Stalin pone fine a questa tensione sostituendola con spiegazioni semplici da dare alle masse che erano considerate arretrate. È un insieme quindi di principi che in ultima analisi poi forma una dottrina ufficiale di Stato. Un altro ambito che usa Stalin per utilizzare strumentalmente Lenin è poi quello rispetto alla questione della teoria dello Stato. Nel 1939, nel rapporto al 18° congresso del partito, Stalin doveva infatti giustificare perché lo Stato sovietico si era rafforzato così tanto e come si era rafforzato soprattutto dopo la stagione delle purghe e della repressione del 36-38. E quindi che fa? Parte da Engels, che aveva nell'anti-Turing teorizzato l'idea che lo Stato non si abolisce, lo Stato si estingue, per dire in realtà che Engels insieme a Marx avevano parlato dello Stato ma solo in forma astratta e che poi successivamente con la vittoria della rivoluzione proletaria in realtà si era imposta una concretezza, la Russia rappresentava questa concretezza e quindi il rafforzamento dello Stato serviva nell'ottica di Stalin per difendersi dall'aggressione esterno, cioè dagli eserciti imperialisti che volevano affossare l'esperimento sovietico. Ovviamente tutto questo era una capriola teorica che serviva a legittimare il rafforzamento dello Stato, quando invece l'unico approccio che avrebbe potuto risolvere effettivamente la questione era l'approccio internazionalista. Addirittura Stalin arrivò a modificare il capolavoro di Lenin, Stato e Rivoluzione, per legittimare questo rafforzamento dello Stato. Tutti i libri di Stato e Rivoluzioni editi dopo il 39 avranno le necessarie modificazioni. L'ultimo punto che voglio affrontare è poi rispetto alla concezione del partito. Il partito nell'epoca stalinista, nell'epoca del leninismo stalinista, smette di diventare un mezzo e diventa un fine. La sua traiettoria infatti si intreccia profondamente con quello dello Stato socialista. Il partito diventa monolitico, l'unanimità e la fermezza divengono dei principi dei veri comunisti, è questo che appunto ancora oggi dicono i partiti che si rifanno al marxismo-leninismo. E anche in questo Stalin usa come pretesto Lenin e in particolare usa la decisione del 1921 di eliminare le frazioni. Questa scelta, che viene adottata dal partito bolscevico in un momento emergenziale come misura temporanea, diventa una regola che serve per imporre l'autorità all'interno del partito. E quella stessa autorità viene esercitata anche nella scelta dei quadri. Il concetto di avanguardia di Lenin, infatti, da Stalin viene sostituito dal concetto del partito dei migliori, in cui vi è la promozione dall'alto dei quadri. Come ricorda Bruet, è esattamente il contrario del metodo di Lenin, in cui gli sforzi sono sempre stati diretti alla formazione di un partito il cui obiettivo non era quello di schiacciare una minoranza, ma è quello di avere ragione sulla scala dei milioni. Era questo il vero obiettivo del partito bolscevico. Ora, io ho poco tempo, per cui questa enorme revisione, chiudo con questo, questa enorme revisione del marxismo è avvenuta chiaramente attraverso la repressione di migliaia di bolscevichi, ma si è fatta spazio anche attraverso l'utilizzo di altri strumenti. Nel 24, per esempio, viene promossa la leva Lenin, che porta nel partito 250.000 militanti, e questa entrata nel partito però non è un'adesione spontanea, ma è un reclutamento ufficiale che avviene sulla base della spinta dell'apparato. Stalin dedicherà alla leva leninista i principi del leninismo, che è uno dei testi che viene usato di più per formare questa nuova generazione di comunisti, che appunto nel 39 sarà parte dell'apparato. Del 24 entrano queste migliaia di militanti, nel 39 questi stessi militanti avevano l'80 o anche il 93% dell'apparato nelle proprie mani. Un altro testo è quello del breve corso, che è appunto il testo principale su cui
si formeranno i militanti. Di questo testo vengono stampate 12 milioni di copie, sarà il libro più letto anche rispetto al manifesto del Partito Comunista, rispetto anche a altri classici del marxismo, e anzi nelle scuole di partito i classici del marxismo sono dei testi che vengono fatti leggere solamente ai più alti livelli della formazione di quadri, tutti gli altri devono leggere solamente i testi di Stalin. Tutto questo per dire cosa, e su questo concludo, che Lenin che difendiamo noi non è Lenin di Stalin neanche quello ovviamente degli stalinisti, che hanno trasformato il rivoluzionario russo in un santino, in un dirigente infallibile e onnisciente. E mentre Lenin veniva imbalsamato, chiuso in una teca per essere venerato, in realtà veniva tradito nei principi, nella politica rivoluzionaria, nei metodi e nella costruzione del partito. Sta a noi farlo vivere nel suo spirito rivoluzionario e nella nostra battaglia per il comunismo. Allora compagni, vi vedo stanchi, quindi facciamo adesso, aspettate ad alzarvi, state seduti, una brevissima pausa. Ho segnati due interventi, Pepe e Miguel. Chi vuole intervenire tassativamente nella pausa viene in presidenza e si segna. Dopo la pausa gli interventi saranno chiusi, quindi mi raccomando. Vi chiedo di rispettare i 10 minuti di pausa, quindi alle 12:11 riprendiamo. Venite segnati, compagni.
primo intervento sarà quello di Pepe, dalla sezione di Bologna. Si prepara Miguel dalla sezione di Pavia. Gli interventi o venite adesso mentre andate al posto oppure sono chiusi, mi dispiace. Lascio la parola a... Guardiamo che si sente. Tanto che si sente la gente. Ha capito la gente. Sai che il telefono con mezzo proprio in sala vuota. Vedi che si siede e poi comincia a bene. Giusto. Bene compagni, l'ultima battaglia di Lenin su cui incentriamo questa ultima giornata del nostro seminario è stata sicuramente straordinaria. È stata una battaglia che ha rivelato il carattere indomabile del grande rivoluzionario russo. Bisogna ricordare tuttavia che questa battaglia, senza l'aiuto della rivoluzione mondiale, sarebbe stata inevitabilmente persa. Già Alessio ha ricordato le parole della Kruskaya, che potrebbero essere un po' esagerate, ma sostanzialmente riflettevano la deriva della rivoluzione russa se si fosse limitata a un solo paese. La Kruskaya disse: se Lenin fosse stato ancora vivo, oggi sarebbe in prigione. E se non fosse stato nel 26, probabilmente sarebbe stato nel 30 o nel 31. Poco cambiava. E Lenin rivolse una parte fondamentale della sua battaglia nella costruzione internazionale comunista e nell'estensione della rivoluzione in altri paesi. Sono centinaia e centinaia di citazioni, decine e decine di articoli che spiegano che senza l'aiuto della rivoluzione in un altro paese, in primis la Germania, saremmo perduti. Trotsky ha riassunto tutte queste citazioni in un'appendice della rivoluzione permanente quando doveva sviluppare la sua battaglia contro il socialismo in un paese solo. L'internazionale comunista è arrivata negli anni, all'inizio del 20, ad avere proporzioni importanti e anche nel 23, con Lenin ancora vivo, però chiaramente impossibilitato a svolgere un'attività, l'aiuto della rivoluzione in altri paesi sarebbe stato possibile. Però due occasioni importanti furono perse. Una meno conosciuta, tutto sommato meno importante, ma comunque rilevante per i lavoratori di quel paese, la rivoluzione in Bulgaria, dove il Partito Comunista era un partito comunista importante che aveva vinto le elezioni in coalizione con il Partito Agrario pochi mesi prima, si lasciò sfuggire l'occasione e dell'insurrezione, negò di sviluppare un fronte unico con un partito progressista agrario e quando sviluppò l'insurrezione fu troppo tardi, furono schiacciati del sangue in maniera brutale nel settembre del 1923. L'altra fu la Germania del 23, dove il Partito Comunista Tedesco, che non era il partito del Luxemburg del 1919, era un partito importante, un partito che aveva l'egemonia della classe in molte delle principali città tedesche, si lasciò sfuggire la possibilità di far vincere la rivoluzione. E perché? Perché i dirigenti dell'internazionale comunista di quell'epoca, con Lenin ormai in fin di vita e con Trotsky non a Mosca, anche lui per una malattia, erano Zinoviev e Stalin. E Zinoviev e Stalin consigliavano in maniera del tutto erronea i comunisti tedeschi. Stalin disse chiaramente: i tedeschi bisogna trattenerli, non scatenarli nell'insurrezione.
e Zinoviev e Kamenev, praticamente Zinoviev in quel caso, ripeterono gli stessi errori dell'ottobre 17, quando si schierarono contro l'insurrezione in Russia. Già l'abbiamo spiegato nell'ottobre, già l'abbiamo spiegato ieri nella discussione. Trotsky sviluppò la critica all'atteggiamento delle direzioni del partito in un testo meraviglioso che si chiama Le elezioni dell'ottobre, che ti compagno di guardare, facendo un parallelo sulla inadeguatezza dei dirigenti come Zinoviev e Kamenev e Stalin nel 17 e l'inadeguatezza nell'ottobre del 23. I dirigenti del Partito Comunista Tedesco e dell'Internazionale avevano sprecato la forza, dissipato la forza che il Partito Comunista è riuscito a tenere grazie alla tattica sviluppata da Lenin del fronte unico nel terzo e nel quarto congresso dell'Internazionale Comunista, su cui aveva fatto capire che era necessario, per arrivare alla conquista del potere, riuscire a conquistare la maggioranza del proletariato attivo, senza il quale mai sarebbe potuta fare la rivoluzione, seguendo gli esempi dell'ottobre 17. La tragedia della direzione del Partito Bolscevico del 23 è che i suoi quadri avevano capito nella loro maggioranza ben poco delle elezioni dell'ottobre 17. E quindi un'occasione fu persa, un'altra fu persa nel 25-27, meno l'oggetto della Cina, meno l'oggetto di questa discussione, visto che non Lenin era già deceduto, però appunto la rivoluzione isolata, la rivoluzione accerchiata, non poteva far altro che far crescere la forza della burocrazia nel paese e non poteva far altro che far gettare nel riflusso ancora di più la debole classe operaia russa. La battaglia di Lenin fu intrisa tutta la sua vita, ma soprattutto gli ultimi mesi ancora di più, dell'internazionalismo più sincero e più conseguente. Già Alessio l'ha spiegato nel suo intervento della questione Giorgiana, non ci ritorno oggi qua perché già è stata affrontata la commissione ieri, ma c'è un'altra battaglia che fu importante in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane, e fu la battaglia per l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche, perché lo scontro era tra una visione gretta nazionalista di Stalin, che avrebbe voluto per la futura costituzione, per la futura struttura dello Stato sovietico, una federazione russa con delle autonomie per le altre nazionalità. E Lenin si oppose in maniera totale. Mi ha spiegato più volte, il nome Russia non compariva mai nei documenti ufficiali del partito, e anche nella delineazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche non c'è il nome Russia. Le repubbliche dovevano avere pari diritti, dovevano avere, anche perché lei lo spiega in queste ultime lettere, lo Stato sovietico a volte portava avanti dei tratti imperialistici nei confronti delle proprie minoranze. Fino a quel punto si era spinto Lenin a essere così duro nelle critiche. E se noi oggi abbiamo, non abbiamo più, però per decenni abbiamo avuto un URSS, ok? È stato grazie a quest'ultima battaglia di Lenin. Se per decenni abbiamo avuto uno Stato operaio che pur nelle sue enormi strutture ha conseguito grandi conquiste, è riuscito a sconfiggere il nazismo, è stato grazie a questa ultima battaglia di Lenin. E in questo spirito internazionalista che noi incarniamo oggi, nella costruzione della nuova internazionale, della tendenza marxista internazionale, dobbiamo ricordare, dobbiamo portare avanti la sua bandiera. E sono sicuro che dopo questo bellissimo seminario e in bellissime discussioni e riunioni che stiamo avendo la nostra internazionale in tutto il mondo, saremo capaci di ricordarla in una maniera più degna.
grazie a te, è stato anche bellissimo nei tempi, è il turno di Miguel, si prepara invece Andrea da Napoli. Bene, credo che sia evidente dopo queste due giornate come abbiamo una enorme responsabilità ed è quella effettivamente di riconoscere, di difendere e di far riconoscere la eredità di Lenin, il vero Lenin. E la cosa è estremamente importante perché per decenni e con una potenza di fuoco gigantesca che adesso che non c'è più è difficile immaginare quanto fosse importante, gli stalinisti hanno costruito e difeso una immagine di Lenin che non c'entrava niente col vero Lenin. Un rivoluzionario statunitense, John Reed, che fu attratto dalla rivoluzione russa e senza sapere una parola di russo comparì più o meno nello stesso periodo che arrivò Lenin in Russia, John Reed scrisse un libro pochi mesi dopo l'ottobre che si chiama 10 giorni che sconvolsero il mondo. È un libro che Lenin ebbe occasione di dire che era il miglior libro scritto sulla rivoluzione russa. Trotsky non aveva scritto ancora la storia della rivoluzione russa. E fu un libro pubblicato in milioni di copie in Russia, nella URSS e nel resto del mondo. Questo libro, quando lo stalinismo si consolidò, era introvabile in Russia. Era un libro praticamente proibito. Qual era la colpa di questo libro? John Reed aveva scritto una storia giornalistica praticamente, un reportage di quella che era la rivoluzione russa vista da lui, con un sacco di materiale, volantini, interventi, quello che gli dicevano i lavoratori, quello che dicevano i dirigenti. Uscivano tutti i dirigenti della rivoluzione russa e Stalin non usciva da nessuna parte e questo era gravissimo, era una colpa che ha condannato questo libro sotto lo stalinismo. Leggetelo perché è importante. Lo stalinismo dunque ha ossificato, ha, come spiegava molto bene Marzia, ha reso il leninismo un insieme di formule che tradiscono assolutamente lo spirito del leninismo. Un manuale, appunto, un cassetto degli attrezzi che non serviva a rafforzare la coscienza del proletariato, a farlo crescere, serviva a giustificare il giravolta dei dirigenti che oggi dicevano una cosa e domani potevano dire il contrario e ovviamente era possibile trovare la formula nella quale Lenin li appoggiava in questo giravolta, in questo salto mortale. Cosa ha fatto invece Lenin? Lenin, come si è spiegato chiaramente ieri e oggi, si è basato sempre sui lavoratori, ha cercato di aiutarli a capire e di aiutare il partito a essere aiutato dai lavoratori a capire, perché appunto Lenin nessun altro ha la verità in tasca, la verità si trova nell'analisi concreto della situazione concreta, nella capacità di essere bravi in questo, un metodo dialettico aperto, trasparente, dove il processo del dibattito, il modo nel quale si conduce il dibattito è altrettanto importante come le soluzioni, come le proposte, le parole d'ordine che sorgono da questo dibattito. E anche il bilancio dopo, anche la capacità di capire come si sono applicate quelle parole d'ordine, quali risultati finali effettivamente abbiamo e la capacità dunque di aggiustare, di migliorare. Insomma, la differenza fondamentale tra la pianificazione burocratica, dove un lavoratore si criticava qualcosa, si stava al dito per migliorare qualcosa, rischiava di finire in Siberia o peggio, o invece il socialismo come il marxismo e il leninismo sempre lo ha identificato, che è un processo costante di dialogo, di discussione, di miglioramento, di messa in discussione di tutto e di tutti in un spirito cameratesco, totalmente diverso. Il Lenin che dice nei primi mesi della rivoluzione che i soviet devono prendere il potere in un contesto nel quale
i soviet erano dominati dai menscevichi, potrebbe essere visto, qualcuno l'ha presentato così, in contraddizione con Lenin invece, che non riconosce, dice che ormai si può lasciare come qualcosa di non importante i risultati dell'Assemblea Costituente, perché erano stati superati dalla storia. Questo Lenin è sempre lo stesso Lenin che propone in un momento dato la nuova politica economica, la NEP, un chiaro passo indietro, ma un passo indietro necessario dopo il comunismo di guerra, che non viene presentato come qualcosa che il partito ha già previsto e dunque è logico che sia così, viene presentato come quello che è, una soluzione urgente per una situazione gravissima. Non viene nascosto questo, non c'è un prestigio da difendere che impedisce dirlo, si dice, si segnalano i pericoli di questo passo e si propongono anche delle contromisure per riuscire a risolvere questi pericoli. Questo comportamento viene presentato spesso dall'Accademia come il comportamento di un uomo machiavellico che aveva solamente una stella polare, che era quella di mantenere il potere. E dunque tutto andava bene, basta mantenere il potere. E se una persona effettivamente non approfondisce quello che Lenin ha fatto e ha scritto, potrebbe anche credere questo quando lo dice il professore di filosofia o di scienza politica. La realtà è che questo comportamento non è un comportamento machiavellico, non è un comportamento fatto di manovre senza principio. Noi quello che vediamo in questo comportamento è la ricerca costante delle strade giuste per dare alla classe operaia il protagonismo che gli permetta effettivamente di cambiare la società. Ed è qualcosa di completo, di complicato effettivamente. Non è una cosa semplice, non è qualcosa che veniva scritto sul manuale appunto del piccolo corso su come doveva essere la storia del partito bolscevico. Oggi, dopo la morte di Stalin e dopo la fine del regime che lui ha consolidato, oggi ci tocca a noi ritornare a spiegare quello che era il vero Lenin. Dopo la degenerazione del PECUS e della URSS stessa, si è aperta un'epoca di parecchio, ormai sono più di 30 anni, nei quali si è dato per assodato che finita l'URSS è finita l'idea stessa di socialismo, qualcosa di storico che sta lì. Non è così, lo stiamo toccando con mano. Appena ci proponiamo come i continuatori delle idee del comunismo, troviamo un enorme entusiasmo. Questo è qualcosa di evidente, è una parte di voi che siete qui, che io non conosco, sono qua come risultato di questo entusiasmo. Noi dobbiamo trarre la forza per continuare con questa, sto finendo, per continuare con questa campagna di un fatto che mi colpiva, che ieri ha citato, se non ricordo male, D'Alessandro. Ha dedicato un tempo non piccolo Putin in quel discorso alla televisione prima dell'inizio dell'invasione a febbraio dell'anno scorso a attaccare Lenin. Allo stesso tempo è curioso come nel magma dei gruppi neostalinisti e stalinisti o attorno allo stalinismo che c'è tuttora nel mondo, una parte non piccola di loro sono come minimo simpatizzanti di Putin, si trovano bene nella sua compagnia, lo giustificano, non si capisce molto bene, non si spiega, semplicemente si fa il fatto di dire che tra Putin e l'imperialismo degli Stati Uniti, Putin va bene. Non è strano, se ci pensate. Il modo assolutamente nazionalistico e antileninista nel quale lo stalinismo ha usato la difesa della patria, la grande guerra patriottica e tutto il resto, si combacia benissimo con quello che Putin fa. Non è un caso che nella Russia putiniana Stalin non viene visto male.
Non è un caso, e dobbiamo essere orgogliosi di questo, che Putin odi profondamente l'idea di leninismo. Questo per noi è ovviamente una confermazione di che non essendo con Putin siamo nel giusto con Lenin. Allora, il mio intervento verterà principalmente su quella che è la concezione dello Stato di Stalin e andando anche naturalmente alcune differenze, molte differenze, con quella che in effetti è la concezione leninista e in effetti anche di altri capi bolscevichi. Ora, una volta alla morte essenzialmente di Lenin, Stalin si rese un divulgatore e chiosatore della persona appunto di Lenin e dopo che questo che indicò come essenziale, cito, essenziale del pensiero leninista la dittatura del proletariato e precisamente il sistema della dittatura del proletariato, cioè lo Stato, anche in questo caso, per quanto in forma indiretta, lo stesso Bukharin andò a criticare la concezione di Stalin evidenziando come questa non aveva alcuna similarità, alcuna familiarità con la concezione leninista. E per quanto risulta chiaramente discutibile di per sé questa affermazione, questa impostazione diventerà poi una vera e propria distorsione solo successivamente. Infatti Stalin nell'esporre poi le concezioni leniniste sull'argomento si arriva al punto in cui non accederà nemmeno all'estinzione dello Stato. Al contrario, per Stalin, cito, tutto sta nel conservare il potere, nel consolidarlo, nel renderlo invincibile. E infatti non era un caso, in quanto l'organizzazione dello Stato per Stalin, e in effetti dello Stato e della sua autorità, era ciò che a Stalin interessava di più. Questa concezione la possiamo poi sintetizzare in quello che è appunto un concetto puramente stalinista, cioè quello della rivoluzione dall'alto, che è chiaramente di dubbia origine marxista, partiamo da questo presupposto. E all'interno del quale, in primis i soviet, che fino a quel momento erano stati il cuore sostanzialmente dello Stato sovietico, erano indicati da Stalin non più come organi di potere, bensì come, che qui cito, organizzazioni di massa di tutti i lavoratori della città e della campagna, al pari di altri organismi, come anche banalmente organizzazioni sindacali e così via. Oltretutto, Stalin iniziò a identificare nella figura del partito come una forza dirigente, il centro dello Stato sovietico. E, oltretutto, arriva a definire la dittatura del proletariato, che cucino, il proletariato consiste nelle direttive del partito più l'applicazione di queste direttive da parte delle organizzazioni di massa del proletariato più la loro messa in pratica da parte della popolazione. Era poi più tardi a teorizzare il sistema monopartitico come il solo corretto per uno Stato socialista. In effetti però anche il partito stesso per Stalin non era altro che uno strumento, alla fin fine, sia pure il più importante di tutti. Tant'è che sin dal 12° congresso lo definì infatti un apparato che fornisce parole d'ordine e ne controlla l'esecuzione. Infatti, per Stalin, la struttura dello Stato sovietico si disegnava come una piramide a più piani,
che dal vertice scendeva verso il basso. E questo funzionamento appunto era a senso unico. E il centro di questa intera organizzazione, di questo intero apparato statale, era più che appunto il partito, la gerarchia dei segretari, con a capo Stalin stesso. E l'importanza appunto di questa gerarchia, di questo vertice, si vede nel fatto che Stalin, per quanto riconosceva anche egli, che come l'unica forza politica nel paese, il partito era destinato a riflettere in sé le diverse tendenze di una società che, al netto appunto del monolitismo che Stalin propugnava, la società monolitica non era, risolse queste difficoltà accusando l'opposizione di esprimere gli umori del settore, anche questa è una citazione, del settore non proletario del partito. L'affermazione che era sostenibile, sono 8 minuti, l'affermazione che era sostenibile non perché argomentata, ma perché fatta di autorità. Che cos'era proletario, quindi, e che cosa non lo era, sarebbe stato da quel momento deciso dal vertice. A questo punto concludo affermando quello che sono appunto forse le affermazioni contrapposte appunto a Stalin e Lenin che meglio vanno a rappresentare questo netto antagonismo fra appunto fra i due approcci, tra le due concezioni. Infatti, se quell'apparato statale da Lenin descritto pessimo sino all'indecenza, poche settimane dopo, sempre al 12° congresso, Stalin ne parlò invece come di un tipo di macchina buono, giusto, in cui solo alcuni pezzi andavano cambiati. Per poi, circa 4 anni più tardi, ne avrebbe parlato come del più alto tipo di apparato statale in confronto a tutti quelli esistenti nel mondo. La contrapposizione è semplicemente netta. Grazie mille. Si prepara Alessandro da Milano e invece il turno di Davide. Ma compagni, commentando, analizzando la caduta di Robespierre del potere giacobino nel Termidoro del 1794, lo storico Albert Soubul, marxista francese, spiegava che la dissoluzione dei rapporti feudali nel creare, diciamo, i presupposti politici per l'intervento delle masse sulla scena della storia stava contemporaneamente creando i presupposti economici per l'accentramento del capitale e quindi presupposti economici per la, in qualche modo, per la negazione storica della base sociale su cui si basava il sogno giacobino di una democrazia di piccoli proprietari sostenuta dalle masse cittadine, che poi, alla prova dei fatti, non sostennero il proprio governo estenuate da 5 anni di barricate e rivoluzione. E questo spiega le basi materiali di un processo storico importante. Alessio nell'introduzione ha spiegato quelle del processo della rivoluzione russa, che i marxisti hanno avuto il merito, con diciamo, un occhio attento alle differenze, di mettere in parallelo, parlando appunto di un Termidoro sovietico e di un bonapartismo operaio, che sono poi, diciamo, fenomeni storici che si svilupperanno appieno
alla fine degli anni 20 e degli anni 30. E ci sono dei paralleli, ma ci sono delle differenze ovviamente. E quindi qual è la differenza fondamentale tra il Termidoro del 1794 e il Termidoro del 1924? Tra l'altro, diciamo anche numeri simili. In ultima analisi, per spiegare questo, noi dobbiamo andare alle basi di una domanda che è: qual è la differenza tra una rivoluzione borghese e una rivoluzione socialista operaria? Non entro nelle caratteristiche di una rivoluzione borghese, ma i marxisti spiegano che l'essenza della rivoluzione operaia, diciamo, nel quadro di rapporti di classe che sono quelli capitalisti, presuppone il ruolo cosciente della classe operaia non solo nel processo di distruzione del vecchio ordine, ma anche e soprattutto nel processo di costruzione della nuova società. E come ci siamo detti ieri, questa coscienza, questa volontà cosciente può esprimersi e deve esprimersi attraverso uno strumento necessario che è appunto il partito rivoluzionario. Trotsky però in Stalinismo e Bolscevismo, commentando appunto le differenze vere e presunte tra questi due fenomeni, spiegava che anche il migliore dei partiti rivoluzionari, anche una volta al potere, non ha la forza di sostituirsi alle dinamiche storiche e di controllarle, né tantomeno può farlo per decreto. E penso che appunto, diciamo, la sconfitta generale dell'ultima battaglia di Lenin e dell'ultima battaglia di Trotsky, che poi caratterizzò tutta la vita cosciente di Trotsky fino al 1940, dimostra che anche, diciamo, la più cosciente avanguardia del più cosciente dei partiti, dei più grandi rivoluzionari della storia, in una determinata fase storica raggiunte una determinata maturazione di alcuni fattori, non può appunto governare un processo che appunto avrebbe poi portato al trionfo della burocrazia. Però la cosa importante è non ritrovarsi disarmati davanti a questa consapevolezza, perché altrimenti noi dovremmo chiederci se il Termidoro come processo storico è sempre inevitabile, e se è sempre inevitabile che in una rivoluzione socialista questo sia appunto l'output fondamentale di un processo di questo genere. E noi dobbiamo rispondere che questo non è inevitabile, e penso che dovremmo avere coscienza che quella che noi stiamo discutendo oggi è l'ultima battaglia di Lenin, ma che penso che noi potremmo inquadrare come semplicemente la fase negativa di una battaglia generale non contro la burocrazia, ma a difesa e per l'estensione della rivoluzione, di cui appunto ad un certo punto prese la forma di una battaglia negativa contro gli effetti storici della mancata estensione della rivoluzione mondiale. E quindi noi penso che dovremmo ritenere nel suo complesso la battaglia di Lenin come la battaglia per l'estensione della rivoluzione, per l'internazionalismo. Quindi lo strumento cosciente che Lenin individuò per questa battaglia fu la costruzione dell'internazionale comunista, che non è scollegata dalla battaglia contro il burocratismo. Non è un caso che appunto il trionfo della burocrazia poi si innestò esattamente sul corpo dell'internazionale e la usò per i propri fini fin da subito, nell'immediata sostituzione di tutti i gruppi dirigenti dei partiti principali, specialmente quello tedesco, quello italiano, e poi nel deragliamento consapevole della rivoluzione cinese e poi della rivoluzione tedesca. E quindi io credo che noi dovremmo ampliare
in retrospettiva la battaglia di Lenin non solo la battaglia appunto contro la burocrazia, ma la battaglia contro la creazione stessa dell'antidoto vero contro il fenomeno burocratico che è appunto la rivoluzione internazionale. Quindi noi penso che da questo punto di vista abbiamo la necessità, nella difesa di quest'ultima battaglia, comunque la battaglia fondamentale che ha impegnato gli ultimi anni di vita di Lenin, di ricordarci che nel raccogliere la bandiera della lotta contro la burocrazia, che poi verrà presa nelle mani di Trotsky e poi verrà presa nelle mani di Ted Grant, noi non stiamo costruendo come antidoto a questa possibile degenerazione il partito rivoluzionario, non stiamo costruendo il partito rivoluzionario, noi stiamo costruendo il partito mondiale della rivoluzione, e quindi da questo punto di vista è nostro compito costruire la tendenza marxista internazionale sulla base delle idee di Lenin e Trotsky e sull'esempio delle loro ultime battaglie contro lo stalinismo e per l'internazionalismo. Grazie. Dopo Alessandro che farà l'ultimo intervento di oggi, prima delle conclusioni avremo l'estrazione dei biglietti della Riffa, quindi preparate i biglietti e live per i nostri meravigliosi premi. Ci regale. Grazie. C'è un dirigente riformista che circa una decina d'anni fa, risponde al nome di Lucio Magri, scrisse un libro che si chiama Il sarto di Ulm, ed è la storia di questo sarto dell'epoca medievale che aveva fisso in testa l'idea di poter volare e costruì delle ali di cera, salì sul castello e cadde giù. E il senso di questa parabola è che lui la applica al socialismo e alla degenerazione dell'URSS, dice vabbè, ci hanno provato. E prima o poi però l'uomo volerà, il che dà l'idea di un percorso, quello della rivoluzione sociale, secolare, che dura per un lungo periodo di anni, in cui dopo tutta una serie di fallimenti, dopo non so, 3-4 secoli, finalmente arriveremo al socialismo. Se ci pensate, anche la posizione che aveva assunto Pablo nella Quarta Internazionale, quando sviluppò l'idea che lo stalinismo era storicamente giustificato. Ed è l'idea, l'oggettivismo che viene presentato da tutti gli stalinisti, che giustificano per le difficoltà, per le condizioni, per l'arretratezza dell'URSS, giustificano l'affermazione dello stalinismo, e quindi proprio le conclusioni di questo libro è che Magri considera Stalin come una figura fondamentale. Perché? Perché riuscì, nelle condizioni date, estremamente difficili, estremamente arretrate, a difendere lo Stato operaio. Ora, io credo che noi dobbiamo trarre in primo luogo una conclusione da questo dibattito rispetto all'atteggiamento che devono avere i rivoluzionari. E credo che questo è l'insegnamento, la battaglia di Lenin, e cioè che noi non ci rassegniamo di fronte alle condizioni oggettive sfavorevoli. Se qualcosa abbiamo appreso dalla battaglia, abbiamo pubblicato meritoriamente il libro Comunisti contro Stalin, è che quei compagni che vennero chiusi nei campi in Siberia e che facevano ogni sforzo per pubblicare dei bollettini e per mantenere alta nella tundra siberiana la bandiera del socialismo, non avevano molte possibilità di vittoria, non credevano, non facevano quella battaglia perché ritenevano di poter sconfiggere lo stalinismo, e comunque non si rassegnarono. E quella battaglia per chi la fecero?
per mantenere una bandiera pulita da consegnare alle future generazioni. A noi che abbiamo raccolto da terra quella bandiera e la stiamo ripulendo dallo stalinismo. Spartaco non aveva molte possibilità di sconfiggere l'impero romano e la Comune di Parigi, come si è detto ieri, anch'essa, cioè se considerate che all'epoca in tutta la Francia c'erano 100.000 operai, ne massacrarono 30.000 e altri 30.000 vennero incarcerati. Praticamente annullarono quasi del tutto la classe operaia parigina. Ciononostante, Marx fece ogni sforzo per indicare la via, quella che doveva essere la battaglia, per spingerla il più in là possibile. Ed è lo stesso che Lenin si sforzò di fare in questa ultima battaglia. Trotsky, dopo la morte di Lenin, aveva sulle sue spalle una responsabilità enorme. Io ieri ho letto la lettera di Joffe. Io credo che quella lettera Joffe la scrisse non tanto sui dibattiti precedenti la rivoluzione, ma quelli successivi. Ci fu obiettivamente, era un fenomeno nuovo, assolutamente nuovo lo stalinismo, e non era facile comprendere la profondità della controrivoluzione che si stava scatenando contro l'avanguardia rivoluzionaria. Ma ci furono delle esitazioni da parte di Trotsky, obiettivamente. Cioè, questa storia che non è andato al funerale di Lenin può sembrare secondaria, però si è fatto gabbare in maniera un po' sciocca, diciamolo pure. Piuttosto che questo timore preso da considerazioni che io posso anche comprendere, ma che sono del tutto secondarie all'interno del quadro di una battaglia, dal timore di essere visto come un arrivista, come chi voleva non essere accusato di voler prendere il posto di Lenin. Ci sono stati dei comitati centrali in un momento decisivo tra il 23 e il 24 in cui Trotsky andava con i suoi romanzi francesi e praticamente si mantenne in una posizione di non dichiarare una guerra aperta contro l'apparato burocratico che si stava consolidando. Poi però la battaglia la lanciò, e a partire dal testo L'elezione dell'ottobre che mandò al quinto congresso dell'Internazionale Comunista, dove fu frontale contro Stalin e Zinoviev, e contro Zinoviev e Kamenev in particolare, e in generale contro gli stalinisti, e ci furono molte defezioni dolorose. Penso a tutti gli abbandoni della lotta di dirigenti pure importanti che si vollero illudere. Non so neanche quanto in cuor loro ci credevano veramente che la svolta del terzo periodo da parte di Stalin fosse un riavvicinamento ai principi leninisti. Mi riferisco a militanti come Preobrazensky, come Radek, che abbandonarono la lotta. Cercavano delle giustificazioni perché quella lotta era diventata troppo difficile e troppo dura. E Trotsky comunque si mantenne fermo per tutto il resto della sua vita. È importante quel testo Comunisti contro Stalin, richiamo tutti i compagni a rileggerlo, perché lì c'erano circa 8.000 militanti prima che iniziarono a utilizzare i metodi duri, e a partire dalle manifestazioni del decimo anniversario della rivoluzione d'ottobre organizzate dall'opposizione di sinistra, che vennero represse brutalmente, o il fatto che venivano organizzate squadre di stalinisti con i fischietti che iniziavano a fischiare quando i trotskisti intervenivano nei dibattiti del partito, è
È impressionante di quel testo il fatto che c'erano circa 8.000 militanti e una gran parte di questi erano militanti giovani che ancora non svolgevano un ruolo nella rivoluzione del 17, una nuova generazione di attivisti, di militanti e di quadri che combatté coraggiosamente contro lo stalinismo e finirono fucilati nei campi a Forcuta cantando l'Internazionale. Cioè, noi siamo gli eredi di questa battaglia e la lezione che dobbiamo trarre è che non esistono battaglie disperate, esistono solo battaglie che devono essere combattute. Oggi le condizioni oggettive per fortuna sono molto più favorevoli. Io vedo tanti gruppi che si lamentano delle condizioni oggettive. Avessero lottato in queste condizioni questi signori, probabilmente sarebbero stati tutti dall'altra parte della barricata. Credo che sia l'insegnamento più importante che dobbiamo trarre da questa lotta che continua oggi nella battaglia che noi stiamo conducendo a livello internazionale. Grazie. Veloce estrazione dei nostri fantastici premi. La mano innocente. Qua dove la mano innocente? Voglio fare io la mano innocente. No, chiaro. Scagli la prima pietra. Metto. Allora, facciamo il primo premio per tutti. Il terzo è il primo. No, è il primo, così viene sorteggiato tutti. Tutti hanno la possibilità di vincere. Tutti hanno la possibilità di vincere. Primo premio, vai, Chiara. Vai. Enrico Durante. Vabbè, non c'è. Non c'è, no. Lo prendo io, no, no. Dai, io. Lo prendo io. Secondo premio. Comunque io mi scherzava su sto libro la vita. Lucia. Lucia di Parma. Di Parma sarà. Lucia Parma. E viene a prendere il premio però. Lucia. Congratulazioni Lucia. Ma questo vincerò io che ci sono 20. Questo vince tu. E dai, vai il terzo. Vai. Bella, bella, bella estrazione. Grazie. Non si legge. Daniele. Roma. Daniele di Roma, Daniele 50. Ripesca, ce l'ha! Cede il premio. Cede il premio. Questo ce l'hanno metà e lo cede a Fiamma. Cede il premio. Vai, vai. Cede il premio. Ragazzi, ma non è che. E lo cede a Luca di Napoli. No, Lucia. Lucia di Napoli. Lucia di Napoli. Numero 8. Ce l'hai già, dai! Allora, lei non ce l'ha. Enrico Lucia e Lucia. Ok signori, adesso dopo questo breve momento di svago diamo la parola ad Alessio per le conclusioni. Io ringrazio i compagni che sono intervenuti, che hanno arricchito questa discussione. E Marzia ha fatto bene a riprendere
diciamo, in questa operazione dello stalinismo verso il leninismo anche il lato filosofico, perché fu veramente una, non so come dire, una sclerotizzazione del marxismo quella che diedero. D'altronde c'è una rappresentazione filosofica della mentalità burocratica, no? Per cui ci sono gli schemi, ci sono le formule, e questo non solo provocò un inaridimento del marxismo ufficiale, diciamo così, però fu anche alla base poi di tutta una serie di correnti del marxismo occidentale, eccetera, che risposero a questo inaridimento con una svolta soggettivistica. E oggettivamente, diciamo, fu uno dei crimini, però quello proprio di inaridire, di impoverire la teoria. Ma d'altronde lo stalinismo verso la teoria, cioè, non ha mai avuto niente a che fare, diciamocelo. Cioè, veniva detto prima le formule, poi dirò una cosa, cioè, c'è una citazione di Lenin proprio su questa cosa delle formule. Cioè, le considerazioni teoriche da parte dei dirigenti stalinisti furono sempre solo delle coperture di necessità concrete che derivavano dalla posizione in cui in un dato momento era la burocrazia, cioè l'espressione di un interesse e di una necessità materiale, così come sulle tattiche. Lo stalinismo ha assunto posizioni e l'opposto di quelle posizioni, ma non come faceva Lenin, che a fronte di una situazione mutata diceva valutazione concreta della situazione concreta, ma gli zigzag fra gli appoggi alla borghesia liberale, le politiche di fronte popolare, pensiamo alla rivoluzione spagnola, la politica del terzo periodo, e peraltro questa cosa, se noi poi la andiamo a vedere, era sempre un riflesso di quei settori della società su cui si doveva appoggiare all'interno della Russia. Perché dopo aver liquidato l'opposizione di sinistra, appoggiandosi sulla destra e appoggiandosi quindi sullo sviluppo degli elementi filocapitalistici, si trovò davanti la burocrazia il rischio di una restaurazione capitalistica e dovette operare una svolta. E in quel caso una svolta che fu rivolta contro la destra del partito, infatti Bukharin, su cui si appoggiarono all'inizio, ebbe esattamente la stessa sorte degli altri. Perché? Perché proprio per la questione che spiegava Davide, cioè la natura del bonapartismo proletario, doveva da un lato opporsi strenuamente al ritorno, alla riappropriazione del potere politico da parte delle masse. Dall'altra parte, diciamo così, mantenere questo controllo burocratico sulla base dei rapporti di proprietà che comunque si mantenevano dopo la rivoluzione, e quindi sostanzialmente quello dell'economia pianificata. E quindi empiricamente portò avanti, per l'appunto, degli zigzag, e le formulazioni politiche, teoriche, eccetera, erano semplicemente una, diciamo così, un riflesso, un utilizzo, le citazioni, veniva detto, che venivano prese degli interessi in un determinato momento. D'altronde Stalin, cioè, se c'è una cosa nella sua biografia politica, c'è proprio questa totale trascuratezza verso la teoria. L'unica cosa che ha scritto buono era il testo sulle nazionalità, perché l'ha scritto sotto la correzione di Lenin, che sostanzialmente gli correggeva ogni singola riga. Dopodiché ha preso quella responsabilità nel governo e ha fatto esattamente l'opposto, e la questione del caso georgiano ne è un esempio. Per il resto è un regno, per l'appunto, di aridità. Andrea riprendeva la questione dello Stato, assoluta, questa è l'altra, diciamo così, l'altro punto. Forse ci sono appunto due punti che tengono una continuità in questi zigzag politici e teorici. Uno è quello del socialismo in un paese solo, perché rappresenta gli interessi di una burocrazia che per sua natura è una burocrazia nazionale, che peraltro in un momento, cioè in cui si nacquero altri stati operai deformati, tutte queste burocrazie che si basavano sul medesimo impianto, tipo di società, si guardarono bene
anche semplicemente dal federarsi, come, cioè, che sarebbe stata una banalità per qualunque rivoluzionario, ma anzi conflissero l'una con l'altra proprio sulla base di questo elemento di nazionalismo. E l'altro evidentemente è questa teoria dello Stato, perché lo Stato, cioè, è la burocrazia. E quindi questo culto dello Stato, cioè questo culto dello Stato, questo culto del poderoso Stato, cioè questa cosa è, per l'appunto, è un segno della debolezza e proprio del fatto che non si è ancora riusciti ad approdare a una società diversa, nella quale si estinguerebbe. Ed è diventato invece il culto. Questo Stato mastodontico, e poi si proclamava che era stato raggiunto il comunismo. Cioè, che andava contro le formulazioni, ma proprio, cioè, altro che la teoria, cioè proprio l'ABC, cioè la pagina 2 della teoria marxista dello Stato. Ma d'altronde, appunto, il punto è che non ci sono mai stati questi particolari scrupoli rispetto a queste discussioni, perché il punto non era cercare di comprendere la realtà per portare avanti la rivoluzione internazionale, ma cercare sostanzialmente delle formulazioni e di fissare dei punti necessari a cose, in ultima analisi alle esigenze e agli interessi di questa casta, anziché della classe lavoratrice internazionale. Quindi sì, esprimevano, come tutte le idee, esprimevano una forza sociale che però non era quella della classe lavoratrice internazionale, che è alla fine gli interessi che esprime il marxismo come teoria, ma quello di questa casta. E così anche rispetto al partito, questo vertice, una delle cose che disse Lenin, fra le tante, io ne ho citate alcune, ma altre ne hanno citate i compagni, quello di dire: davanti a questa situazione di burocratizzazione interna al partito, allarghiamo il comitato centrale, mettiamoci dei lavoratori. E poi 10 righe sotto diceva: sì, però non i lavoratori, cioè gli operai che stanno da 2 anni nelle amministrazioni, cioè quelli addomesticati, quelli integrati, quelli veri, cioè quelli che riconoscono il carattere burocratico di queste strutture. E quindi, e questa è la vera differenza, perché poi, cioè, non è che negli anni dello stalinismo non ci siano state le battaglie contro la burocrazia. Tante volte, quando bisognava liquidare un settore di questa burocrazia, si lanciava la campagna contro la burocrazia, si facevano le ondate di espulsioni e si condannava e si accusava di burocratismo chi bisognava espellere. Ma mai e poi mai ci si appoggiava sul ruolo protagonista della classe lavoratrice, sul ravvivare il protagonismo e la partecipazione dal basso. Era sempre, sempre qualcosa che arrivava dall'apparato e dove doveva essere tutto sotto il controllo dell'apparato. Questa è la differenza fondamentale, questa è alla fine la natura mimata di una lotta antiburocratica, che in realtà alla fine mirava semplicemente ad aumentare il controllo di un settore della burocrazia nel momento in cui magari ci fossero dei conflitti con altri settori. E anche qui siamo agli antipodi rispetto al metodo che è sempre stato di Lenin. Il ruolo di Trotsky e l'inevitabilità della sconfitta, a parte che, vabbè, niente è inevitabile, diciamo che secondo me, cioè, se devo dirla, cioè, rispetto a Lenin, dice, magari Lenin sarebbe stato in galera nel 26, diceva la Cruz, però magari se Lenin fosse stato nel pieno delle sue facoltà nel 23, quando ci fu il passaggio decisivo sulla rivoluzione tedesca, non tanto per l'imposizione della sua persona, ma riuscendo a far, diciamo, a dare le indicazioni giuste al Partito Comunista in Germania, facendo vincere quella rivoluzione, allora dialetticamente avrebbe creato delle differenti condizioni oggettive che avrebbero potuto, diciamo, cambiare il rapporto di forza fra le classi internazionali, e dunque non semplicemente con la sua autorità individuale, ma attraverso comunque il suo intervento politico, diciamo, innescare un processo nella direzione opposta rispetto a quello in cui stava andando. Cioè, se mi dovete chiedere, per me quello è per esempio un esempio di quello che sarebbe potuto accadere.
In assenza di questo il ruolo di Trotsky, tanti lo criticano anche, dice, ma perché non hai preso il potere? Visto che eri il capo dell'Armata Rossa, perché cioè, comunque ci hanno messo degli anni per levarlo da tutto e per reprimere. Infatti, Comunisti contro Stalin è un libro lungo, perché ci hanno messo del tempo, nonostante diciamo lì c'è stato un passaggio qualitativo. E però su quello invece la risposta è lucida, nel senso che dice, in un contesto di questo tipo, prendere il potere su base militare, sostanzialmente facendo un colpo di Stato, avrebbe portato ad avere, diciamo, una burocrazia al posto di un'altra e per di più una burocrazia militare rispetto a quella politica e civile, che nel giro di poco tempo, per accentrare il potere nelle proprie mani, avrebbe fatto fuori Trotsky. Diciamo, avrei potuto anche guidarlo, ma mi avrebbero fatto fuori. In questo senso, appunto, rispetto all'esempio della Germania, non sarebbe stato un cambiamento nel rapporto di forze fra le classi, ma un episodio di lotta politica basandosi però su uno sviluppo rispetto ai settori sociali che avrebbe in realtà peggiorato ulteriormente la situazione, anche perché cosa c'è di più passivizzante verso il ruolo della classe lavoratrice di un colpo di Stato, militare. In questo senso la sua riflessione è profonda, anche se effettivamente le esitazioni ce le ha avute, peraltro c'è un passaggio della vita che guardavo mentre parlava Ale, che diceva, tra l'altro riprendeva la cosa che diceva Davide, dice: la congiura termidoriana del secolo XVIII, preparata da tutto il corso precedente della rivoluzione, scoppiò improvvisa e assunse la forma di uno sbocco sanguinoso. Il nostro Termidoro ebbe invece un percorso lento, al posto della ghigliottina ci fu almeno temporaneamente l'intrigo. La falsificazione sistematica, organizzata a catena, divenne uno strumento del nuovo arsenale ideologico del partito ufficiale. La malattia di Lenin e l'attesa di un suo eventuale ritorno alla direzione crearono una situazione di provvisorietà indeterminata che si protrasse con intervalli per circa 2 anni. Se lo sviluppo rivoluzionario fosse stato in fase ascendente, gli indugi avrebbero favorito l'opposizione. Ma siccome la rivoluzione subiva sul piano internazionale una sconfitta dopo l'altra, gli indugi giovarono al riformismo nazionale, rafforzando automaticamente la burocrazia di Stalin contro di me e contro i miei amici politici. In questo penso che mezza riga di autocritica ci sia rispetto, cioè, quando parla di questi indugi, ovviamente che derivavano anche da una situazione generale, però è vero che cercò, diciamo, aveva anche, diciamo, fiducia nel proprio ruolo e nel... in un certo senso la intuì anche prima, cioè vide la necessità anche prima di Lenin. Infatti questa battaglia, no, quando poi Lenin sostanzialmente arriva alla posizione della battaglia contro Stalin diretta, che superava il rischio della necessità della cessione del partito, ma poi appunto non la portò fino in fondo, anche per queste preoccupazioni che toccava Alessandro nel suo intervento, salvo poi però dopo imbracciarla pienamente fino alle estreme conseguenze della sua vita, perché stiamo parlando comunque di un lasso di tempo, diciamo, ristretto, in cui si concentrarono molti eventi e dove appunto c'era da capire la velocità, la direzione e tutta una serie di variabili anche internazionali. E però poi la abbracciò e la portò avanti, e la portò avanti non solo nella critica politica, nell'analisi, ma anche nell'analisi di tutti i punti di controtendenza che potevano generarsi nel rapporto di forza della lotta di classe internazionale. Per questo tutta l'energia, tutto il tempo speso, per esempio, nell'analisi della rivoluzione cinese, dove, fra l'altro, sostanzialmente furono prese lì, Germania, anche se diciamo con sfumature diverse, le linee che i dirigenti della Troica sostenevano al momento della rivoluzione tedesca. Da questo punto di vista, il passaggio di Lenin nel suo testamento, quando dice a Zinoviev e Kamenev: non imputiamo la colpa, diciamo, non blocchiamo, non impicchiamoli sulla colpa che hanno avuto nel 17, anche se l'errore non fu casuale. Pochi mesi dopo, nell'ottobre della rivoluzione tedesca, questa non casualità di quell'errore emerse, e purtroppo con tutte, diciamo, le conseguenze politiche che portò con sé. E quindi, e invece proprio su quello
dalle lezioni dell'ottobre a poi tutti i testi sulla rivoluzione cinese, Trotsky si concentrava perché appunto poteva essere non tanto una questione su chi avesse ragione, ma degli sviluppi oggettivi che potevano invertire questo processo nella lotta di classe internazionale. E su questo rispose anche ai membri dell'opposizione di sinistra che dicevano: beh, la sconfitta della rivoluzione cinese, seguendo le indicazioni di Stalin, mostrerà che l'opposizione di sinistra aveva ragione e quindi rafforzerà la posizione dell'opposizione di sinistra. E Trotsky lucidamente, proprio per un'analisi materialistica, non semplicemente che ci sono i dibattiti su chi ha ragione e su chi ha torto, spiegava che in realtà no, cioè che pur avendo avuto l'opposizione di sinistra ragione, avrebbe provocato l'effetto esattamente opposto, perché una sconfitta avrebbe demoralizzato la classe lavoratrice all'interno dell'Unione Sovietica, che simpatizzava, i cui settori più vitali, lavoratori e giovani, veniva ricordato anche qui, simpatizzavano. Infatti l'accelerazione della repressione dell'opposizione di sinistra è proprio dopo l'intervento dei militanti dell'opposizione nelle manifestazioni rivendicando il ritorno alla piena democrazia sovietica e attaccando la burocrazia, e questo suscita un appoggio. E questo spaventa la burocrazia, che decide che deve accelerare la repressione per chiudere la partita. E Trotsky anche lì lucidamente disse: non confondiamo una simpatia con una disponibilità a lottare in campo aperto contro una burocrazia di questo genere. Perché alla fine, appunto, comunque non si erano superati quegli elementi di spossatezza, cioè diciamocelo, di tutte le cose di cui abbiamo discusso qui oggi rispetto alla classe, alla classe. E quindi appunto la burocratizzazione alimentava le sconfitte, e le sconfitte alimentarono il rafforzamento e il consolidamento della burocrazia, fino al punto che divenne cosciente di questo elemento, e possiamo dire che dalla rivoluzione spagnola poi coscientemente diressero la sconfitta delle rivoluzioni, sia per degli interessi di alleanze internazionali, peraltro abbastanza imbecilli, negli effetti che si aspettava Stalin provocassero, ma soprattutto su questo elemento che non poteva vincere la classe lavoratrice, perché lui dominava in nome della classe lavoratrice, con dei rapporti di proprietà, che erano il sottoprodotto, il residuo della vittoria della classe lavoratrice, ma sulla classe lavoratrice, con questo asfissiante apparato burocratico. Che altro? Penso di aver esaurito i punti che mi ero segnato rispetto agli interventi. E sì, ha ragione Davide quando dice che la battaglia, cioè, come sempre, la battaglia finale di Lenin fu, in ultima analisi, la prosecuzione della battaglia che condusse per tutta la vita nelle nuove condizioni oggettive in cui era, che in ultima analisi è la battaglia che conduciamo noi, che aspiriamo a condurre noi, davanti a un fenomeno nuovo che per la prima volta nella storia si stava verificando, che lui vide e che poi Trotsky, la rivoluzione tradita, eccetera, analizzò più in profondità nelle sue basi di classe. Rispetto a quel rapporto di forza, no, prendo questa citazione di Trotsky, diceva: no, in una situazione di rapporto sfavorevole, di rapporto di forza fra le classi, compagni, noi abbiamo la fortuna che possiamo lavorare in condizioni diametralmente opposte, facendo tesoro di questo patrimonio inestimabile, perché come questi rivoluzionari studiavano la Comune di Parigi, veniva ricordato 23 sessioni della Comune di Parigi, noi abbiamo un patrimonio che, se vogliamo andare a prendere, la conoscenza vera, la conoscenza profonda, anche qui, anche noi poi facciamo le discussioni, però prepararsi a queste discussioni andando a leggere i testi di Lenin,
tutti quelli più famosi, ma cioè, vedere il modo di ragionare, il modo di affrontare le cose. Compagni, questo è un patrimonio che forse non dobbiamo sottovalutare la fortuna che abbiamo di poter attingere, e però abbiamo la responsabilità di andare ad attingere da questo patrimonio, perché abbiamo davanti degli scontri e dei compiti da giocare che sono la prosecuzione del lavoro di questi rivoluzionari, e noi ci dobbiamo mettere all'altezza per poterli svolgere. E questo si fa con discussioni di questo genere e poi nell'attività e nel confronto collettivo di una vera organizzazione, di un vero partito. Prima si diceva il partito, no? Il partito. Trotsky citavo Lenin, dice una cosa, la sorte dei rivoluzionari, no? Dov'è? Di qua, è di là, è di qua, dov'è? Non mi ricordo più dov'è, qua. E Lenin, stato rivoluzionario, lo diceva, no? Su Marx, eccetera. Trotsky lo dice, e credo che esprima in maniera concentrata cose che sono state dette in diversi interventi qui, sulla sorte di Lenin. Dice, Lenin non fu più considerato come il capo di una rivoluzione, ma come il capo di una gerarchia sacerdotale. Nonostante le mie proteste, fu eretto sulla Piazza Rossa un mausoleo indegno e offensivo per un rivoluzionario. I libri ufficiali su Lenin divennero altrettanti mausolei. Il suo pensiero, questo lo diceva Marzia, fu sminuzzato in citazioni a uso di falsi predicatori. Quante volte facciamo le discussioni? Ma in questa riga, peraltro è tipico delle discussioni su Instagram, mo fatemelo dire, cioè questi gruppi di discussioni a braldello, mezze righe, cioè non si può capire niente da una riga, da una mezza riga, bisogna leggere i libri per capire lo sviluppo di un pensiero e come si inserisce in un pensiero complessivo queste citazioni. Torno alla citazione, scusatemi questo sfogo. Il suo pensiero fu sminuzzato in citazioni a uso di falsi predicatori. Con il suo cadavere imbalsamato si combatteva contro Lenin vivo e si combatteva Trotsky. La massa era stordita, confusa, impaurita. Per le sue gigantesche dimensioni la brodaglia per analfabeti assunse un carattere politico e cominciò a stordire, a soffocare, a demoralizzare. Il partito fu condannato al silenzio. Fu imposta la dittatura dell'apparato sul partito. In altri termini, il partito cessò di essere partito. Di che partito stiamo parlando quando parlano gli stalinisti? Questo il culto del partito. Il partito non è una macchina organizzativa, un apparato. Il partito sono le idee, sono i programmi, sono i metodi, è l'intervento reale nella lotta di classe, è un collettivo di quadri che si sviluppa e che affronta e che dibatte anche aspramente davanti alle svolte storiche. Il partito è un organismo vivo, vivo come tutto nella realtà, nella dialettica, se ci dice qualcosa. La fossilizzazione schematica e formalistica, filosofica che veniva citata prima, era la contrappeso invece della sclerotizzazione e della fossilizzazione. Il partito era solo una macchina organizzativa, era morto. Questo è quello che fecero di Lenin. E il crimine peggiore di quello che Lenin diceva degli altri rivoluzionari fu che presero la sua autorità e la usarono, il suo corpo addirittura, e lo usarono per fare questa operazione. Compagni, noi abbiamo l'ambizione di costruire un partito vero, un partito della rivoluzione mondiale, mi va detto. La nostra organizzazione questo vuole essere, con questi metodi, con queste idee, con questo tipo di vita e di discussione interna, con momenti anche come questo. E poi ovviamente su questo riuscire a essere un punto di riferimento per i settori più vitali, più diciamo quelli che riconoscevano anche nel partito bolscevico un punto di riferimento. È stato detto ieri, no? Cioè, in un lungo periodo di decenni. Oggi noi questo stiamo facendo con un settore. La campagna che abbiamo portato avanti a livello internazionale è questo, cioè è il fatto di portare queste idee a quel settore della società, soprattutto di giovani lavoratori, che cerca questo tipo di idee.
e che entra in un'organizzazione per farla sua, per apprendere e per farla sua in maniera protagonista. E i successi che sta avendo tutta l'Internazionale, alcuni venivano citati ieri, ci dicono che esistono le condizioni oggettive per fare questo e che almeno in parte stiamo riuscendo a sfruttarle. Almeno in parte. Poi dobbiamo spaccarci la testa per capire come riuscire a sfruttarle appieno. Cioè, Lenin si spaccava la testa e non diceva mai, anche dopo, quando le cose riuscivano e dopo i successi, non c'era mai la beatificazione rispetto ai successi. Questa cosa tipicamente burocratica, oh, che bello, come abbiamo fatto bene, adesso posso non pensarci più per un mese, poi magari qualcuno mi chiederà di nuovo. No, cioè riuscire a cercare di capire come cambia la realtà, cosa c'è stato, diciamo, quell'elemento da migliorare, da correggere anche in un'impostazione complessivamente corretta, o quando è necessario ribaltare da zero, da testa a piedi, un'impostazione scorretta. E ne approfitto per dire qui che una piccola testimonianza del fatto che qualcosa di giusto stiamo facendo è che qualche settimana fa ci eravamo dati l'obiettivo di arrivare a questo seminario con 500 compagni. Dov'è Paolo? Paolo? Non c'è, è sparito. Meno uno, è in bagno. Quanti siamo? Paolo non ha la app che diceva Alessandro, ma Paolo è la nostra app. Quindi noi accendiamo Paolo. Quanti siamo, Paolo? 505 compagni. Compagni, 505 compagni. Non 505 nomi, test, sento tante volte parlare di cifre, 505 militanti, 500.000 teste che studiano, che si formano, 500.000 compagni che si prendono sulle proprie spalle la responsabilità. Scusate, 505. Come si dice, concentrarsi sul compito immediato ma senza mai perdere la prospettiva generale. Quelle. Allora, abbiamo bisogno di ancora un paio di mesi per raggiungere questo passaggio. Avete capito cosa volevo dire rispetto poi appunto a questa certificazione. È qualcosa, è importante, è la base per il lavoro che abbiamo davanti e per i compiti che dovremo sviluppare qui come in tutta la nostra Internazionale. Abbiamo superato i mille in Gran Bretagna. Quest'anno, compagni, noi adesso è il 2023, ma la campagna è Lenin 2024. A noi questi 505, 10, 600 compagni e tutta l'Internazionale saranno impegnati in una campagna, in una battaglia politica sulla rivendicazione di Lenin. E infatti la nostra campagna Sei Comunista verrà rilanciata con i manifesti, con Lenin, nell'anno di Lenin e della bandiera rossa, cosa su cui... Il molto sano giramento di palle che prova Alessandro ogni volta che qualcuno ci chiede di togliere le bandiere avrà come prodotto un manifesto con la bandiera rossa che dobbiamo ancora elaborare nei suoi dettagli, ma perché noi vogliamo prendere la bandiera, il senso era quello che diceva Lenin quando lanciò la Terza Internazionale, l'Internazionale Comunista, riprendere la bandiera pulita della rivoluzione, del marxismo, del comunismo. Quella è la nostra responsabilità. E noi quindi faremo una campagna che sarà una campagna politica, che sarà una campagna sulle idee di Lenin, sui metodi di Lenin, contro gli epigoni, questi che se lo intestano, uccidendolo ogni volta che aprono la bocca e che citano il suo nome, per rendere alla fine, cioè senza troppa retorica, l'unica cosa sensata che c'è da fare con un patrimonio rivoluzionario come questo. Ringraziare, prendere in mano queste idee, cercare di capirla al meglio delle nostre possibilità e cercare di utilizzarlo nella realtà che abbiamo davanti per portare avanti quel lavoro. E su questo voglio chiudere perché c'è una, diciamo, la controparte di quella,
di questa citazione di Trotsky su quello che fecero gli stalinisti con Lenin, che invece è quello che disse la Krupskaya proprio in risposta a questo, che riprende una cosa che diciamo spesso, che Alan ama dire spesso. Quando la Krupskaya scrisse: non esprimete il vostro dolore per Ilich con una venerazione esteriore della sua personalità, non innalzate gli monumenti, non organizzate cerimonie pompose per commemorarlo. Durante la sua vita si curò ben poco di queste cose. Se volete onorare il nome di Vladimir Ilich, organizzate nidi e case per l'infanzia, scuole, biblioteche e soprattutto praticate i suoi insegnamenti nella vostra vita quotidiana, che per noi vuol dire nella nostra vita di militanti rivoluzionari comunisti. Compagni avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuor, noi non siamo più nelle officine, entro terra dai campi al mare, la senza ideale in cui sperare, sull'occhiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futura umanità, sull'occhiamo l'ideale, nostro fine. Qualcuno che non si è accreditato, sono di più. Andremo a prendere i punti. Paolo, sa chi siete? Ma conclusione di tutto, tutti qua per la foto per commemorare questa. Dobbiamo spostare il tavolo? Perché sennò non ci stiamo.